Edoardo? Don Edoardo? Edoardo? Il caffè sta sulla scrivania. Buongiorno Gennaro. Buongiorno, Che ora buongiorno. Sono quasi le 11. Di sera? Le 11 di sera, le 11 di mattina. Ah, le 11 di mattina. Gennaro, non mi hai svegliato troppo presto. No, ieri parto per questo. Ah sì? Tempo? Nuvoloso variabile. Oh, e che giorno è? Gennaro, che giorno è? Che giorno è? Non lo chiedete così all'improvviso. Come te lo devo chiedere, Gennaro? Come te lo devo Ah, chiedere? sabato. È sabato. E secondo me pioverà. Gennaro, questo è un giugno malato, come si dice? È debole nelle gambe, ci vorrebbero le stampelle. Non ci sono più le sfumature di Bravo, stagione. bravo, Si Gennaro. manca di ogni delicatezza meteorologica. Bravo. Don Edoardo, questa è l'epoca dei brutti. Com'è? Ah, discreto, Gennaro, discreto. Senti un po', leggi un po' il giornale, No. vedi se ci sono delle buone notizie. Oh, Khrushchev in Inghilterra. È morto Khrushchev? No, è andata a Londra. Cioè, non a me che me ne importa, ma tu lo sai dove devi mettere Sì, l'occhio, lo so, Gennaro? in avvisi e onoranze funebri. Bravo, bravissimo. Dunque. Leggi, leggi. Rendeva la bell'anima a Dio. Ne danno i tristi annunzi. I figli costernati. Non ci interessa, andiamo avanti, Serenamente eh. come visse la moglie Adele e i nipoti Carlo e I Giovanni. nipoti, cioè, no, questi sono rosicchiati pure l'osso, i nipoti sono la razza peggiore proprio, mamma mia. D'improvviso morbo rapito, la vedova inconsolabile. Ah, canna, eccola qua, questa è una vedova nuda e cruda, senza diramazioni. Le onoranze? Qua dice muoveranno a Santa Maria Apparente 19. Santa Maria Che Apparente. faccio? Vado io. Pare in cenno questa gamba. Senti un poco, ma a proposito, è venuto quel giovanotto, quell'aspirante, come si chiama? Ah, Cuvier. Cuvier, sì, bravo. sta giù a palazzo, devi Ah. aspettare qua a E va a palazzo. chiamare, sta già a palazzo. E facciamo aspettare le persone, noi, Gennaro. Cuviello! Che schifo. Cuvier! Cuviello! Sono tornato, quello sta dormendo in piedi. E quello è una dote, può sempre venire buono. Gennaro, tu l'hai fatta la guerra. Io Io mi feci 18 km di tormento e così. Arrivai fresco e riposato. no. Cuviello! Cuvier! Mamma mia, questo che fa? Non mangia, non beve, non dorme. Dove posso giochi? Là me la trovo. Guarda, stesse contemporaneamente anche sotto al divano. Voi però non la volete favorire. Favorire, Io la voglio Gennaro, accontentare. che favorire? Gennaro, mettiti in mente che io tratto solo femmine dai 19. 49 anni, Bravo. Oltre quei limiti d'età non le vedo e non le sento. Si può, è entrata l'Accademia della Crusca. Un altro figlio di tante ci Ma perché non è italiano, scusa. Lo voglio a Napoli, non è italiano. Manca a casetto, se per se lo dite voi, vi credo. Giovanotto, ma voi così vi presentate davanti a Don Edoardo Palumbo e non potevate venire un attimo da me che ti metteva a posto. Guarda quanto Sì, ma poi chi ti conosce? Dai, è venuta da sola, non l'ho portata io. Infatti, donna Concetta, mi potete spiegare voi che diavolo ci fate in questa casa all'alba? All'alba! All'alba? Sì, signora, Quando è quasi mezzogiorno all'alba? Quasi mezzogiorno, mezzanotte, l'alba è un fatto personale, va bene? Ognuno ha la sua e ognuno ha il diritto di non avere gente indesiderabile tra i piedi quando apre gli occhi. Avete detto indesiderabile! E vi ho trattato, ora ve ne dovete andare però. No, come? io qua resto, non mi muovo. E sedete, state in silenzio. Abbiamo messo la bambolina, un altro giorno con la bambolina davanti abbiamo qua, Ma io mi devo innervosire a prima mattina, devo perdere queste energie importantissime e fondamentali. Stiamo lavorando, lasciateci lavorare. State zitto, dovete stare zitti. Dunque, tu sei quel Cuviello. Sempre lo stesso, dove tu Bene, bene. Di nome? Fabio.
farei la costina. Guarda, facciamo già croce. Innanzitutto farei o faccio? Sei, sei o non sei? Sono costina. Sono oh, benissimo. E genitori? Di Amalia. Di Amalia. E il babbo? Veramente sono figlio di madre vedova. Veramente? Ce l'ho. E questo è di buon augurio. Questo è l'attività, per l'attività. Lo considero, la sua ragazza. Sì, consideriamo. È di buon augurio. Dunque, Cupiello, guarda intorno. Questa è una ditta seria. È quello che gli ho detto pure io, giovanotto, mi raccomando, quella è una ditta seria. Che tu hai? L'ho detto io. Donna Concepo, che dovete stare zitta, che stiamo lavorando. Ah, dunque, dicevi. Cupiello, che cosa sai fare? Tutto, dottore Tuano, tutto. Non sapevo fare niente. No, dottore Tuano, ve ne prego, non ve ne andate su. Avete la compenetrata di quello, la vita mia è stata piena di avversità. La carta contraria. Dove... Cupiello, non parliamo della carta contraria, per piacere non tocchiamo questo tasto. Per cortesia. Dunque, Cupiello, io dicevo, questa è una ditta seria. A me mi servono impiegati raffinati, specializzati. Specializzati. Prima di tutto, tu sei concreto. Sei concreto. Concretissimo. Concretissimo. Sei volenteroso? Sono volenterosissimo. Voi sei intelligente? A me non mi pare proprio intelligente, non è tua. Fatevi fatti vostri, stiamo lavorando, non interrompete. Sono affamato, non è tua. E quando uno è affamato, è tutto. È vero. Io, se volete, posso fare pure il ventrino. Non avevo dubbi. Ma perché, dove tua? Forse... Il mio aceto sociale compromette di vita. Sì, balsamico di moda. Sì, signore. Ritorno a Natale, come ci facciamo una bella insalata di pollo. Sì, io porto le mie pancelle. Ma quale aceto? Il mio aceto sociale, voglio dire, devi imparare a parlare italiano. Aceto sociale. E comunque a me non mi interessa, anzi, per me una persona più parte dal basso. E più può arrivare in là. Quella è una legge fisica. Bravo. Lo dice pure Archimede. Veramente. E chi è questo Archimede? Ma come? L'amico di Topolino. L'amico di Topolino. Ma guarda tu, ma non state zitti. Ma quella così si chiama. Ma come si fa così si chiama? Ma Archimede, fine hai fatto. L'amico di Topolino. A questo si sta ricordando nella tomba. Archimede dice che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta da basso verso l'alto. L'amico Topolino. Avrà ragione questo amico vostro qui. Sì. Io sono tre giorni che non posso mangiare, non faccio altro che bere acqua. Se ne fa? In modo che una spinta pulita da basso. Vieni qua. Immagini questo. Grazie. Cioè, no, io poi ti ho sempre detto, a me questa roba non mi... Ma Giovanotto, ma devi sporcare, ma questo sta proprio morto di fame, aspetta un momento, qua non c'è nessuno che pulisce, tu sporchi. Ecco qua, Concetto. Mi raccomando. Donna Concetto, ho detto che voi dovete stare ferma su quella sedia e non vi dovete muovere, soprattutto dovete stare zitta, che noi stiamo lavorando! Dunque, Cupiello, intendiamoci bene. Io ti assumo in prova. La prova iniziale consiste che tu stamattina ti precipiti in via Santa Maria apparente numero... 19. La... Torna facendo, è morto un certo genaio, è morto... Tummolo Alberto, Tummolo saluta a noi! Salute! È morto, non aveva il raffreddore, è morto! Che cosa in mezzo? Poi... Dicevo, questo Tummolo Alberto, parendo, che cosa ha fatto? Ha lasciato una vedova. A me quella vedova mi interessa. Tu che all'altro intufo li metti naso, mi devi dire prima di tutto l'età della signora Tummolo. E se aveva parenti stretti o larghi. E soprattutto la... Come sta messa, capisci? Ti devi intrufolare, devi riuscire a carpire le condizioni sociali e patrimoniali di questa vita. Hai capito? Non ho capito. Che vi avevo detto io che non eri intelligente? Stiamo lavorando! A noi ci interessa sapere che facevi il marito di questa vita. Si è lasciato bene mobili, immobili, si è lasciato pecuni, argià, scec. E so. Bravo, Cupiello, bravo, benissimo. E poi niente, prendi nota di tutto quello che vedi e senti e torni qua a riferire. Vado, Don Edoardo. Bravissimo. Ma non pensate che se vado vestito un poco meglio, questi me l'hanno prestato, io non... Ha buttato l'occhio, è pronto, ragazzi. Non c'è niente per me, Don Edoardo. È prontissimo, ragazzi. Furbo. E finito gli occhi con la merce. Cupiello, vediamo prima quello che sai fare.
E poi casomai. Casomai. Eventualmente. Sta bene, Don Edoardo. Vi posso baciare? Due! Dopo che ti sarai lavato e smaddato, tocchi a Don Edoardo. Ma voi avete pulito. Donna Concetti. Donna Concetti, gli interventi vostri in questa casa non sono desiderati. Ma che impiccio mi date? No, che impiccio non mi date! Ma come ve lo devo dire? Tra me e voi non ci può essere nulla, né rapporti di amicizia, né rapporti d'affari. Ma perché? Perché? Che è successo? Ci sta un telegramma. Telegramma? Mamma mia, un telegramma prima mattina. All'alba, tu non ci si manda il telegramma all'alba. C'è uno sta svegliando, lo sta dormendo, tu ti mandi un telegramma all'alba. I telegrammi sono arrivati nei pomeriggi, non arrivano all'alba. Dunque. Buongiorno! Buongiorno! Ma che? Ma che? Hai detto buongiorno? Io ho detto buongiorno, sta scritto qua sul telegramma. E il telegramma che inizia con buongiorno. E non c'eravamo salutati. Non c'eravamo salutati. Buongiorno! Et se u la Madonna sto. Buongiorno! Et se u. Gennaro, io mi blocco un po', ma che c'è? Io non ce lo manco gli occhioni. Buongiorno, e se uscite, che la Madonna vi benedica e aiuta. Buongiorno, e se uscite, che la Madonna vi accompagni, stop. Mi piace. Ma piace? È mio. È vostro? Come? Cioè, l'hanno scelta voi? No, era intestata voi. Allora l'hanno mandata a lei? No. Scusate se l'abbiamo aperto. No. Cioè, è vostro? No. No. Ma è vostro o non è vostro, una cocce? Sì! E allora tenete, scusatemi! No, ma che mi importa a me di me? È per voi, ho un pensiero carino, l'ho scritto io con le mie mani. Ah! Sì. Cioè, sì. Veramente? Sì. E stavate qua? Ma io vorrei sapere voi. Non una cosa guarda il mio decreto. Io vorrei proprio sapere voi in quella scatola cronica, che tenete! Ma voi state sotto al portone da stamattina da che ora? Alle 8:30. Alle 8:30 di stamattina e mi mandate pure un telegramma! No, mandate. Ma io il telegramma l'ho fatto stamattina presto! Ah, sì? Sono venuta a vedere come arrivava il telegramma. Certo. Quello mi è stato raccomandato, il telegrafista. Tutto un paio di ore arriverò a destinazione. Edo, eccomi qua! Mamma mia, no, ma una concetta, ma tutto questo non può durare. E mai ve l'ho detto un miliardo di volte, ma non c'è, voi avete superato i limiti di età. E Gennaro, diglielo pure tu, per piacere, diglielo tu. Ma che direbbe la gente se ci vedesse insieme? No, niente, sul mio conto niente. Appunto, da una concetta, stiamo informati, voi sul conto non tenete niente. Ma che c'entra? Don Edoardo, sul mio conto non c'è niente da dire, nemmeno quando ero giovane, figuratevi adesso. Vabbè, donna Concetti. Ditemi. Ricapitoliamo un po' tutto il concetto e rimanete al posto vostro, per piacere. Io una vedovanza come la vostra la potrei confortare in una sola maniera. E come? Per corrispondenza. Ah, sì? Sì. Voi ogni tanto mandatemi una bella lettera. Io che voi mi scrivete, io poi casomai vi rispondo. Voi la lettera, mandatela per fermo posta! Oh, mamma mia, Gennaro! Mamma mia, Gennaro, questo è stato un regalo tuo, Vabbè, ma vi ricordate quel giorno quando l'ho conosciuto, come pioveva? Pioveva? E voi lo sapete che quando piove io poco ci vedo. Poco ci vedo. Gennaro, allora fammi la cortesia, tu la prossima volta che esci è che piove, oltre a portarti l'ombretto, portati pure un binocolo! Dico, sono le 11 passate. Allora dovete fare le telefonate. Mi ero proprio dimenticato, quella mi confonde la mente, quella donna. Le telefonate, quelle sono fondamentali, quelle sono essenziali. Se non fai la telefonata, è la fine. E come andiamo avanti? Allora vediamo oggi chi abbiamo. Sì, donna Assuntina, sì. Buongiorno, donna Assuntina. Sì, sono Edoardo vostro, devotamente. E come state stamattina, come state? Veramente? Ma ve l'ho detto pure l'altra volta, donna Assuntina carissima, voi dovete piangere, ma con delicatezza, sì, e sono uno scelto al fisico, quello si deteriora, avete capito?
No, riflettete, riflettete. Morta voi, si spengerebbe anche ogni ricordo della buon'anima di Don Ferdinando, certamente, sì, sì. Come dite? Ah, troppe cose concrete ve lo ricordano. Ma non vi preoccupate, mandate pure tutto a me, sì, ma voi lo sapete che io ho da curare i miei orfanelli. Ma non vi preoccupate, saranno altrettanti suffragi per la buon'anima, certo, certo. Come avete detto? Una bicicletta col portapacchi. Eh sì, ma mandatela pure, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Sì, 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 va bene. Sì, vi chiamo domani mattina. Vi serve qualche cosa? Caramelle, liquirizie, giuggiole? Niente, vero? Niente. Allora a domani, devotamente, devotamente. A bicicletta. Chi ci fa? A chi la vendo la bicicletta? Non ci fa per un vestito la bicicletta. Oh, sì, 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 sì. Pronto? Sì, avete indovinato subito. Sono Edoardo vostro, devotamente, donna Serafina. Sì, buongiorno. Buongiorno. Come state? Come state? Ah, state piangendo? Dovete piangere delicatamente, sì, piangete, dovete piangere come i flauti, sì, sì, certo, certo. No. Ah, non ce l'avete i flauti? No, no, io dicevo, scusate un attimo. Buongiorno, buongiorno. Scusate, non vorremmo disturbare. No, ma no, prego, non solo per salutarvi. Sì, ma prego, accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Buongiorno, la grazie, accomodatevi. Il tempo che finisco che sta telefonata. Sì, sì, no, fate sì, sì, donna Assuntina, donna Serafina, dicevo, no, 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 dovete piangere come i flauti, no con i flauti, va bene, ci vediamo oggi pomeriggio, sì, passo le 4:30, vi serve qualche cosa, caramelle, liquirizie, giuggiole, niente, niente, va bene, devotamente, a oggi. Don Giacinto, che piacere! Abbiamo un pochino di fretta. Eh sì, no, è 5 minuti. Ma voi avete cambiato sarto? No, 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 è sempre Rubinacci, donna Maria. Volevo ben dire, si vede proprio dal taglio. Allora, dove ve ne andate di bello? Donna Eduardo, di bello, mamma mia, scusate. Piate pazienza, ma sono un po' superstizioso. Di bello, donna Eduardo, io esco perché c'ho da curare gli affari miei. Certo, devo fare il giro per gli affari, sennò chi si muoverebbe di casa? Sì, sì. Donna qua non si può mai sapere quello che vi può capitare. Poi uscite, mentre passeggiate sul marciapiede, vi può cadere un vaso dall'ultimo piano in testa. Mamma mia. E vi fate il piano. Oppure che ne so io. State, scendete il marciapiede. Ta! La botta! E credo, femore, si spacco ferme, si interessa, si letto, ne poi la città è piena di gente che te la mette. Vabbè, ma state esagerando. Ma si è messo pure il tempo. Saranno sbagliati a non portarci. Sapete com'è? Quello lui la mattina esce per vedere come vanno gli affari, le cose. Ha ragione. L'occhio del padrone. È giusto, è giusto. E voi non uscite, Don Edoardo? Io veramente c'ho da fare, non lo so. E prima di tuffarvi nei vostri impegni, sì, ve lo venite a prendere un caffè a casa mia? E non lo so, non ve l'assicuro. Ma lo sai che veramente sta minacciando? Ma io ci andiamo a prendere un breve. Sì, ci abbiamo. Grazie, andiamo. Allora vi aspetto dopo a casa. Vi faccio un caffè da ricavare. Chi è? Grazie. Stavo uscendo col piede sinistro, stavo uscendo. Io ce lo toglierei quello che avete la sorrentina? Avete la sorrentina? C'è da pure mi devi pagare tutti i debiti di gioco. Fatemi trovare qua, adesso in mezzo alle mani. Adesso in mezzo alle mani, faccio una cosa drammatica. Prego, prego, accomodatevi, accomodatevi. Come va, Don Edoardo? Si va ripigliando, certo, quello della batosta l'ha avuto, Poi sapete com'è? Quello è orgoglioso. Non si capace del fatto che è dovuto ricorrere a voi. Lasciate fare. Piano.
Siete voi, signora Sorrentino? Sì. Sì. Sono io. Come state? Mi è passata la collera. Così e così. Oh. Ma ce l'ho con me, con quella gente. Ma perché? Ma soprattutto con me. Ma come? Ma voi mi conoscete, vero? Ma vi sembro un uomo da tavolo verde, io? No. E mi devo trovare lì nell'impossibilità di rifiutare proprio mentre dicono ciò facciamo un po' che ride. Un po' che ride. Ma come? Voi incominciate a giocare con i fagioli e finiamo a piatti di 300.000 lire. Ma non ci pensate più. Come faccio? Finché giocavo con i fagioli non vedevo altro che scale reali, che poker. Non appena abbiamo giocato con il vile denaro mi sono ritrovato solamente coppie di fanti e coppie di neri. E a fine serata mi sono ritrovato con un debito di 3 milioni secchi secchi, sulla parola naturalmente. Ma ormai è passato. Veramente? E non li abbiamo forse tacitati. Brava. Alcisa. E voi come state? Sì. Avete ottemperato a tutto quello che vi ho detto? Sì. Brava, don Gisa. Avete cambiato la disposizione dei mobili? Fatto. Bravissimo. Li avete fatti lucidare con l'alcol per togliere quel pessimo odore di tabacco. Solente. Brava. A proposito, la collezione di pippe l'avete messa da parte? Bravissima. Domani la cameriera ve la porta. Bravissima, Dalgisa. E a proposito, Dalgisa, la tappezzeria della camera da letto l'avete cambiata? Sì. Ho scelto un rosa pallido. Rosa pallido? Certo che il rosa pallido nella stanza da letto di una vedova è la morte sua proprio. Che c'è? Ma non è servito a niente. A niente? Forse voi alludite ancora al condono per la disgrazia. Che volete sapere, don Edoardo? Non lo so. Non le auguro a nessuno. Veramente? La sofferenza è mia. Capisco, comprende il cordoglio. Sì. E che vi devo dire, don? Non lo so. Don Edoardo, è come se voi da un piatto della bilancia togliete la merce. Non togliete il peso dall'altro piatto. A bilancia, che fa? Pende. Che se mi sento io. Veramente. Ma rischio di finire. No, piacere, donna Dalgisa. Non fate così, donna Dalgisa. La verità è che quando muore un marito, la moglie lo dovrebbe seguire pure nella tomba. Ma che dite? E poi io che faccio? Dalgisa, io dicevo, avete me, come un fratello, posso dire un gemello spirituale. E che me ne faccio di un fratello, don Edoardo? Qua il problema è un altro. Quale? E non ha che una soluzione. Ho capito, Dalgisa, indubbiamente chi lo nega, la carne è debole. E mai in certi frangenti bisogna rivolgersi allo spirito, alle forze mentali. Eh sì, don Edoardo, parlare è facile. E voi siete una musica. Ma io la notte non dormo. Ma mi dispiace. E se dormo è come se non dormissi. Mi giro in quel letto, allungo una mano e che trovo? E che trovate? Il vuoto. L'oscurità, il niente. Certo. Allora mi alzo, mi faccio una doccia fredda, mi piglio un sedativo. Come apro la finestra? Chi ti vede di rimpetto? E chi vedi? Non lo so. Un bel giovane. Lungo. Alto 2 metri. Un pezzo di giovane. Sta facendo ginnastica. Complimenti, bene, fa bene. Chiudo la finestra. E scendo per strada. Chi mi incontra? Non lo so. Don Carmelo il macellaio. Don Carmelo il macellaio, Ma voi ce l'avete presente, Don Carmelo, donna di mano? E così non mi sono mai servito, ecco. Un pezzo duro, ma con le spalle larghe come pare un armadio. Un armadio? A fili coltelli. Taglio il filetto. Ogni tanto si mette in mano e rintacca la barba nera. Barba nera? Barba Don Carmelo, donna di mano, la sento friggere sotto le mani. Veramente? Mamma mia! Ma io pensavo che la barba fosse sgradevole per le signore. Io infatti mi rado molto accuratamente. E fate male. Ah, sì. Soprattutto in certe occasioni. Ah, veramente? La femmina tocca. Ah, vero? Tocca. E che pensa? Tocca. E che pensa? È tutta una cosa. E veramente? Ma la faccia! Ma un mondo! Mamma mia! Un mondo peloso! Un mondo peloso. Chiamatela come volete. Sono le differenze che contano. Voi siete attratto verso le differenze mie. Direi. Io sono attratto dalle differenze vostre. Dalgisa, parliamoci chiaro. Voi dove volete arrivare?
Don Edoardo, è un anno che mi aggrappo alla vostra amicizia, ma ora non ce la faccio più. O voi mi date un aiuto concreto, sì, o io finisco in braccio a chissà chi. No, ad Agisa, da questo proprio da voi non me l'aspettavo. Comunque, che vi devo dire, pazientate, siate più forti. Ah, allora, voi avete detto un aiutino? Sì. Così, una tantum. Una tantum? Due tantum? Basta che succeda. Sì. E allora la via ci sarebbe ad Algisa. Davvero? La via normale, ma per interposta persona. Oh, mamma mia, ma io non capisco. Spiritismo ad Algisa. Spiritismo ultrafania. Voi a chi appartenete per l'eternità? Al fu Cesare Sorrentino. Ancora? Ma è acqua passata. No, ad Algisa, quella è acqua presente, presentissima. Noi per capirci incomodiamo il povero Don Cesare. Gli diciamo, caro Don Cesare, l'uomo finisce, ma il dovere coniugale no. Sistemati un paio d'ore nella persona di Don Edoardo Palumbo e ricordati così alla tua signora. Oh, mamma mia, ma si può fare? E certo, con un medium. E ce l'abbiamo uno sotto mano? Ecco. O Gennaro. Il migliore. E allora che aspettiamo? Fatelo venire. Subito. Certo. No, state scherzando. Quello ci vuole tutta una vigilia di depurazione. Facciamo... Domani? No, domani no. Fra 20 giorni. 20 giorni. Sì, martedì 18 luglio. Bene, alle 14:30 saremo da voi. No, no, a casa mia no. Perché? La gente parla. Vabbè, sempre per questo. Quello parlava pure prima quando era vivo Don Cesare. È una casa piccola, moderna, le pareti sono sottili, si sente tutto. Va bene, allora vuol dire, cara Dalgisa, che ci onorate qui. Cosa preferite, tisane o liquori? Fate voi. Benissimo, vi metto un po' di musica, sì, un bel Mozart. No, ci avessimo a Muscià. Avete ragione. Va bene, allora ci vediamo tra un mese. No, no. Un mese? Avevamo detto martedì 18 luglio. No, vi state sbagliando. No. Giovedì 2 agosto, sì, vedi, alle 18:30, ce l'ho scritto. No. Alle 14:30, ricordo bene. È troppo vicino ai passi, no, si sente male. Queste cose si fanno sempre lontano dai passi. No, lo fresco. Va bene? Sì. Bene, la pazienterà. Brava, Dalgisa, pazientate. Pazientate, Dalgisa. Edoardo? Sì. Ah. Pazienterò. Dalgisa. Edoardo? Ah. Pazienterò. Pazientate, Dalgisa. Prego, prego. Mamma mia. Pazientate, pazientate. La pazienza è un giardino di gioia future. Dici? No, io, la roccia fuoco. Ah, la roccia fuoco, io la ti metterei sotto la roccia, Dio, Mamma mia, che caldo. Uff. Ah, voi non sono stati loro capaci di leggere il giornale. Me l'ha fatto pure sparire. Mamma mia, che giornale, non finisce mai questa giornata. Quello incominciato prima, come si chiama là? Donna Goccia, che... Ma chi? Ma... Donna Graziella? Sì. Ma ancora voi? Ma come ve lo devo dire? Voi la dovete finire. Ma siete una donna sposata, sì o no? Con te, Edoardo. Ma ancora, e vi torno a pregare. E comportatevi da quella signora che siete. Ma come si bella, Edoardo. E dillo un'altra volta. Comportatevi da quella signora che siete. Ma non hai capito che mi piace tu? Veramente? Come parli, come ridi, come ti muovi, Edoardo, e dammi uno schiaffo. Uno schiaffo? Mamma mia, ma qua veramente ci vorrebbero le mazzate con tu. E voi state abusando, donna Graziella. E vi torno a pregare. Ma come ve lo dico io? Come ve lo devo dire? Fammi voi, non ci può essere nulla. Ne va della campata mia. Ti riferisci alla tua vergognosa professione? Ah, vergognosa? Ti parla di vergogna? Ma ce l'avete un poco di rossore, di critico? E poi che cosa c'è di riprovevole nella mia professione? Ho capito. Ammazzo qualcuno io. Oh. Li trovo già morti. Sì, sì. E arrivi come uno sciacallo. No, qua mi sbagliate, donna Grazia, perché arrivo come piccione. Porto sollievo, un fiato di speranza. Sì, la speranza. Tu ti pigli vestiti, scarpe e soldi. Che c'è di male? Quello niente è gratis a questo mondo, no, grazie.
pure la misericordia divina. Se la volete, la dovete pagare. L'importante è l'azione buona, come si dice? L'affetto umano. E perché solo io non posso avere questo affetto da te? È perché siete sposati. Ma come ve lo devo dire? A me le donne sposate o nubili non mi interessano. Sì. Per il sottoscritto sono il pericolo dei pericoli. Ragazzi, io mi occupo di vedove. Vedove e basta. Ma vedete questo? Al primo sgarro la ditta crolla. E voi con questo atteggiamento che avete a me mi tenete continuamente sull'orlo della bancarotta. Ah, sì. Sapete che vi dico? Non è leale. Allora vuol dire che proprio indifferente non ti sono. Ragazzi, vogliamo proprio gettare la mano? Gettiamola. Se c'è in tutta Napoli una donna per la quale se io non fossi chi sono mi dannerei quella donna, siete voi. Sì. Bella, lavate e stirate. Ma voi me ne dovete andare, vi dovete lasciare in pace. Altrimenti faccio quello che un uomo non farebbe mai. Piglio e ricorro a vostro marito. Mio marito. A proposito, come sta? E insomma, fegato. Anche un poco di diabete. Sì, diabete. Lo curo. Gli faccio delle iniezioni. Bene. Ogni tanto ricostituendo. Allora, carissimo Don Giacinto, avete visto che non vi è successo niente? Non ti cedo, per piacere. E vi torno a ripetere, sono superstizioni. È successo lì. Niente, stamattina che tengo un peso qua, vedi? Grazie di scusa. È normalissimo. Voi non volete avere quel peso. No, perché là c'è il cervello, che è la centrale di tutti i sensi di peso. Non ne parliamo. Ma Giacinto, mo vi prendo una bella aspirina. Vi ringrazio, donna Eduarda, ma io per principio non prendo mai niente dalle mani di terze persone. Graziella lo sa. Poniamo il caso che io mi tornassi per strada e dovessi svenire all'improvviso. E il barista là vicino verrebbe con un bicchierino di cognac per farmi rianimare. Io ce lo sbatto in faccia, ma non lo prendo. Sono scorbutico su certe cose. Per principio, io muoio, ma non prendo niente. Ma perché, scusate? Perché città, torna a ripetere, è pieno di gente che te la trina. Vedete come è fatto? Dici che non si può fidare di nessuno. Assolutamente. E meno di voi. E io che c'entro? Assolutamente. No. Grazie, scusi, io ti voglio bene, lo sai, donna tua. Dite. Secondo voi, dall'alto della vostra esperienza, della vostra età più che esperienza, certo, mai sposati. No, ma una moglie, secondo voi, vi è mamma? Assolutamente no. Vi è sorella una moglie? Ma nemmeno. Oh, come si dice, non è tua? È sangue prestato. È vero, avete ragione. E nel caso di vostra moglie, però, è sangue prestato ad alto interesse. È vero. La signora ve ne direbbe un percentuale fenomenale. Fenomenale. Vedete, donna Eduarda, io forse pure perché c'ho lei che la gente mi invidia, e forse sotto sotto anche voi ci fate qualche considerazione. No, ma che dici? Già c'è quell'Eduardo appena finito di mandarti per la tua eleganza, avete sempre la mia ammirazione. Che vi devo dire? Grazie, vuol dire che pure la finezza e l'eleganza mia. A donna Eduardo possono dargli fastidio. No, non continuate così, mi fate bene. Sono sceso prima da casa vostra e sto passando davanti alla guardiola. C'era il portiere che mi guardava da sopra gli occhiali, no? Con uno sguardo e una faccia che io ho capito tutto quello che voleva dire. Te si è fatto un altro vestito nuovo, quasi cammina sui chiodi e voi uscite col martello. Vi siete fatti una bella passeggiata? Avete constatato che nei vostri negozi tutto funziona alla perfezione, tutto meno e male. Allora andatevene a casa, vi fate una bella mangiata, vi riposate su quella bella sedia a dondolo che avete vicino a donna Graziella vostra. E chi è più felice di voi? Chi è più felice di me? Chiunque da donna Eduarda. Andiamo. Mamma mia, Eduardo! Eduardino! Mamma mia! Guarda qui! Esce. E che cos'è? È l'aperitivo, quello di Giove, Eduardo, sono bevi. Una cosa, scusate, ma voi il piattino da dove l'avete fatto uscire? Ma che te ne dico? Una dispensa! No, per mantenermi su. Ma che cos'è che mi avete portato? È un aperitivo. E non mi piace, a me l'aperitivo. No, vabbè, me lo bevo dopo, però me ne devo andare. No, adesso. Bevete adesso e poi io me ne vado.
Vabbè, me lo bevo adesso, va bene? Sì. Dove ne andate? Sì. Tutto tutto? È tutto tutto, va bene? Ecco bello. Qua. Bello. Ma io torno. Non dovete più tornare. Ma donne tue, io torno. Non dovete più tornare. Ma io torno. Mamma mia. Ma io ho passato un guaio con questa donna. Ho passato un guaio. Ma com'è possibile? Oh. Mamma mia. Cenna, vai a vedere chi è. Come chi è? La vedova Pagliarulla. Che posso? Come che vi siete scordati oggi? Certo. La seduta spirita. La seduta spirita che sta mangiando. Prima la prima, poi dopo la prima. Preparata. E farla tra sì a chi? La seduta spirita. Mamma mia. Edoardo? Eduardino? Cucù! Eduardone! Pagliarulo, buongiorno, Pagliarulo! Eduardo! Mamma mia! E come state, Pagliarulo, stamattina? Come state? Sapete, stanotte non ho potuto chiudere occhi. Veramente? Perché? Scusate. Ho un poco paura. Ah, avete paura? Allora non se ne fa niente. Come non se ne fa niente? Ah, sta da fa, Eduardo, io sono decisa a tentare. Vogliamo tentare? Sì, tentiamo. Tentiamo. Che dite? Io avrò il mio Pasquale. Spero di sì. Il mio Pasquale verrà, sì. Il mio Pasquale. Che Dio verrà, si presenterà il mio Pasquale. Pagliarulo! Maronna, come stongo! E voi così mi state massacrando. Pagliarulo, mamma mia, come sta questa? Pagliarulo, queste sono cose che si iniziano piano piano. Piano piano. Noi dobbiamo richiamare vostro marito dall'aldilà. Sì. E credetemi, non c'è il facchinaggio più faticoso. Quelli riluttano, sono capricciosi. E poi Pagliarulo pesano. Voi non lo immaginate quanto pesano. E come dobbiamo fare? E come dobbiamo fare? Differiamo, procrastiniamo. Ma io non ho capito. O facimmo una volta. Non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio. Donne due. E quanti voti a me parlare? Avete ragione. Va bene. Allora vado a vedere se è pronto il mio assistente. Pagliarulo, va. Prendete questa sedia, mettetela qua. E Gennaro? Va bene, Gennaro. Ti chiamo io. Pagliarulo, prendete questa sedia e mettetela qua. Qua? Adesso dobbiamo parlare un po', sì, va benissimo. Adesso un poco più avanti, grazie. Bravo, Pagliarulo. Sedete. Dobbiamo parlare un po' di vostro marito. Avete capito? Pasquale, mio marito. Ah, Pasquale, sì. Che bel nome, Pasquale. Sì, sì signore. E quanto è alto, Pasquale? Pasquale? Era alto 1,90. Alla fascia? E quello deve entrare dentro di me. E voi quanto siete alti? È 1,74, però oggi è umido, mi arrogno. Io sapevo che ci stavo qualche problema. E ditemi, quanto pesava Pasquale? Pesava 90 kg. Oh, complimenti. E che volevo dire? E che mestiere faceva Pasquale? Un ballerino. Ballerino di pezzo, certo. Non c'è che dire. E Gennaro? Sono pronto. Allora vieni Gennaro, che anche noi siamo pronti. Statis lucis. E no, è basta la luce. E c'è un altro che e dici spengete la luce. Sto dicendo. Silenzio, concentratevi. Omnibus. E autobus. Ma quell'autobus si sono venuto a piedi! Eh no, una cosa, Pagliarulo, non dovete interrompere. Ci stiamo concentrando, non dovete interrompere. Concentratevi, su! Silenzio, Pagliarulo, silenzio! Mate catena! Mate catena! Tu ha pigliata catena! Che pigliata catena? Formate la catena, la catena della catena. Manina, qua! Formate la catena! Pagliarulo, concentratevi! Mettete la mano sotto, così, non la staccate, Pagliarulo, silenzio! Ave canem!
Ave cane! Gesù, tenete un cane? Sì, tengono qua una tante, signore. E se non la smettete di interrompere, faccio di là, lo sciocco lo faccio dire qua. Non dovete interrompere. Ma che non l'ho concentrata, silenzio! Ma che sta a girare il sugo? No, io però me ne vado, non è possibile. Ma dove vai? C'è no, dove va? Ma quella è lei che mi interrompe sempre. Vai, non può fare, non lo può fare! Lo vuoi fare, non lo vuoi fare! Certo che voglio fare, sono venuta apposta! Oh, Cennà, quello lo vuole fare! O può fa! Può fa, può fa, può fa! Catena! Pagliarulo la mano sotto! Oh! Brrrr, tempestate, tempeste! Gesù, ma cominci con malattie! Cennà, dove vai? Vai da Roma, avete capito come funziona? Noi chiamiamo il chiamato, lui forse si decide a venire, mentre sta venendo, voi lo interrompete e quello se ne torna indietro, noi ritorniamo a chiamare, quello torna, va avanti, indietro, non vede più. Pagliarulo, tu devi stare in silenzio, devi stare concentrato. Pagliarulo, lo vuoi fare o non lo può fare? Lo voglio fare. C'è una che lo può fare. Lo può fare. Lo fa, lo fa, lo fa. Catena. E nel referente scippato su. Ma che sta dicendo? Silenzio! Ma qui non si può parlare! No! Pagliarulo, vada sta zitti! Vada sta zitti e vi dovete concentrare! Ma su che cosa mi devo concentrare? Gesù, su che cosa? Ma guarda qui! Come su che cosa? Su quello che sapete voi! Sì, è perché sono 2 anni e mezzo che sto sempre concentrato là. E concentratevi un altro poco, sforzatevi. E buttate un po' in testa. Sì, sforzatevi, sì. Sì, Spirino, mo gli stacchi la testa qui. Pascoli. Perché non riusciti parola amara. Ma quella è una cosa seria, questo mi interrompe, tu ti metti accanto a Pascalì, ma non era Pascalì, ma era Catarì. Catarì, bravo Gennaro, era Catarì, è vero. Perdonami Gennaro, mi sono fatto prendere dalla cosa. Andiamo avanti, Pagliarulo. O può fare o non può fare. Lo voglio fare. Gennaro, che lo può fare. Può fare. Può fare. Catena. Oh, lo sento, sta arrivando. Concetto sta aspettando piccoli ingrossanti. Oculi, si ingrossano. Non ti preoccupare, che si ingrossa. Pasquale, Pagliarulo fu. Pasquale, Pagliarulo fu. E signore! Cannaccino! E come si chiamava un marito voi? Ma stavo concentrando! Chi? Vostro marito? Mio marito? Vostro suocero! Come si chiamava mio suocero? Il padre di vostro Nicola. Marito? Nicola! Che bel nome! Pasquale Pagliarulo fu Nicola nato a... Ma che stiamo qua a Palanato? Pagliarulo! Non dovete... Che ve ne importa dove siamo? Dove è nato vostro suocero? A Bari. Vabbè, Nicola, giustamente, dove deve... Pasquale Pagliarulo figlio di Nicola di Bari. Ma che facevo cantando con il suo ma te che te ne importa? Gennaro, Pagliarulo! O può fare o non può fare? O voglio fare! Gennaro, che non può fare? O può fare! Può fare! Catena! Pasquale Pagliarulo fu Nicola, vieni! Sì. Presentati sì. La persona vivente di Edoardo Palumba, la so! Lo so, è più piccolo di te, ma tu spingi. Sforzati, vedi che c'entra. Spingi. Entra. Entra. Spingi. Ferma di Gennaro. Dovesse entrare dalla parte sbagliata. Ah, è girato, è girato. Io non si può sapere. Lo sento. Sta salendo. E tu è arrivato. Dentro le ginocchia. Lo sapevi, state sempre muscio. Io datevi tempo con gli altri, un metro e mezzo. Un pezzo tuo. Sta salendo. Sta salendo. È salito. Pasquale Pagliarulo, sono 2 anni e mezzo che non ti fai vedere dalla vedova Pagliarulo. Fatti onore! Speriamo.
anche questa è fatta. Pasqua! Filomeno! Pasqua! Filomeno, sei proprio tu! Pasqua, sei tu! Beh, sono io! Filomeno, da quanto tempo che non ti vedo! 2 anni e mezzo, Pasqua! Ma sei rimasto sempre buono, Filomeno! Povero riso, Pasqua! Filomeno! Dimmi, oh, voglia di te, Filomeno! Morire quando ti vedo, non lo so, allora andiamo! Andiamo! Sì, Filomeno! Andiamo! Andiamo! Grande Maometto, il suo profeta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Chi è? Gennava, che state facendo? Sto dicendo le mie orazioni. Ma voi a quale religione appartenete? Chi me lo domanda? Comunque sono cattolico, apostolico, romano. Vedetemi. E beh, pregate a Maometto e a Gesù. Ma voi non si può mai sapere. Non si può mai sapere. Ma tu lo sai quante religioni ci sono nel mondo? E quante ce ne stanno? 2 miliardi di cristiani, 1 miliardo di musulmani, di ebrei, di buddisti, induisti, shintoisti. Per non parlare di una serie interminabile di religioni inferiori. Io a volte poi penso, fra me e me, no? Ma se tanta gente c'ha una convinzione, da qualche parte deve essere nata. Certo. No? Per me sbaglio, ma comunque, fermo restando la mia convinzione di cattolica, apostolico, romano, nell'eventualità che un domani mi dovessi trovare di fronte a una situazione diversa, io metto le mani avanti, così da qualunque parte di volta sto a posto con la salvazione. E sentite, se poi invece avessero ragioni i pelle rosse. E i pelle rosse? Non ci avete pensato. Ma per carità, quello sono un popolo inferiore. Sì, un popolo inferiore. Vabbè, ma non ti parliamo, va. Poi non mi dammi corti. Abbiamo il presepio artistico della vedova Lignan e la dentiera del defunto marito, tutta legata in oro. Poi Don Guglielmo Fustaci, ve lo ricordate? Mi ha restituito le scarpe che gli avete venduto io. E perché? Ha detto che esternamente sono pure buone, ma l'interno lascia parecchio a desiderare. E che hanno? Ha detto, ma queste scarpe chi le portava? Secondo me doveva tenere 2 piedi sinistri. Quello parla così. Si sa che ha detto la bugia, ti ricorda la camminata? Ha la camminata viziosa che c'aveva. Comunque non è un problema. 2 scarpe sinistre le venderemo a 2 invalidi di gamba destra. E quando li trovate 2 invalidi di gamba destra? Ma non ti preoccupare, voglio, a Napoli non si butta niente. Ma Napoli è la fabbrica delle circostanze. Sì, per ogni cosa c'è il suo momento.
ti ricordi come puzzava donna Rosa Squecchi? Ma per carità, non me lo ricordate nemmeno. E quello pure non trovò il suo compagno. Si mise con quel ciabattino, quello senza naso. Ah, è vero, è vero. Con gli occhi di vetro. E adesso stanno bene, sono felicissimi. Tutti e due. Hanno avuto pure un figlio. E l'avranno avuto in per come puzzavano le figli. Non ti paghiamo, dimmi un po' che novità mi porti. Una sola, Don Gennaro, ma grossa. Si chiama Felicità Quaquiglia. Felicità? Quaquiglia. Quaquiglia. Don Gennaro, voi pensate a una giovane donna sui 30 anni, bella, prosperosa, una di quelle che fanno girare la testa. Avete pensato? Ho pensato. Quella fino a ieri era disperata, praticamente affamata. E adesso pensate a un parente americano che lascia a Raimondo Quaquiglia il marito. 300 milioni. Quanto? 300 milioni. 300 milioni. Avete pensato pure a questo? Ho pensato sì. Mo' pensate al notaio che deve dare la notizia alla famiglia. Mo' dico io, una notizia del genere a due poveracci, tu gliela devi dare piano piano. Un no, po' di delicatezza. Come funziona la cosa. Certo, quello è andato lì e gli ha sparato la notizia come se niente fosse. Don Raimondo Quaquiglia, sapete che ha fatto? Ha fatto un salto di 3 metri. Quando è arrivato a terra, era stecchito. Ma rideva. Come rideva? Teneva un bel sorriso a 32 denti. Non sono ancora riuscito a raddrizzargli le mascelle. Pensate, il prete diceva, non gli ha voluto nemmeno dare l'estrema unzione. Ma come? Io devo dare l'estrema unzione a uno che mi ride in faccia. La vede, ma che fa, poveretto? Piange. Vorrete? Ma ride pure lei. Eppure lei, lo spettacolo la fa ridere, che ne so, c'ha gli occhi pieni di lacrime, ma ride. È uno spettacolo, è da vedere. Però qua dobbiamo muoverci, Don Gennaro. Don Edoardo dove sta? Il tempo passa. È andato di là, da Madama Graziella ha detto che non vuole essere disturbata. Hai capito? Si è decisa la madama. Sì, mezz'ora fa. E dove le vuole Donna Graziella? È una femmina rara. Quando morì il povero Cammarotto disse io mi metto in lutto strettissimo per 3 mesi. 3 mesi. Quello per 3 mesi non si è vista e non si è sentita. Ogni devotamento di Don Edoardo lasciava il tempo che trovava. Ma fatemi capire una cosa, ma Don Giacinto, di che cosa è morto? Avvelenamento, sai com'è? Fumi! Perché no? E mica poi in fondo non sono funghi. Però poi ci dovremmo fare un monumento a questi sai quante vedove ci hanno procurato in tutti questi anni di attività? Quante vedove? Però pure mi dispiace, me lo sapete. In fondo queste povere criste prima perdono i mariti e poi incontrano la ditta Palumbo. Veramente, cupieri? Che fai? Sputi nel piatto in cui mangi? Ma no, delle tue era così per dire. Le vedo. Gennaro, fai una cosa. Vai da Donna Graziella e dicendo Don Edoardo non accetta, piglia tutto quello che ti dà. Ma sulle prime logicamente tu desisti, dice no, lasciate stare. Don Edoardo non vuole. No, che gli facciamo ego. Quella della seconda te lo offre di nuovo. Gennaro, alla seconda, tabula rasa, nemmeno un bottone deve rimanere. Vai, vai. Dunque, cupiero. Ditemi, le vedove. Tu non sai quello che dici. Le vedove sono la razza della razza. Sembra che la natura non lavori che per loro. Sai che ti dico? Che la vedova è la regina di tutte le creature. Vogliono le vedove. Io non ci credo. Non vuoi? No, Cupiello. Lo stato più potente del mondo, l'America, secondo te, a chi appartiene? Ai trust. Ai trust? Ma che, Cupi, ma cosa? Quanto mai? Alle case automobilistiche? Ah, già. Ma che, Cupi, quanto mai? Alle banche! Alle banche! Ma quello... signore, quello appartiene alle vedove! Alle vedove! E in questo momento, Donna Graziella Cammarota è l'America mia! Cupi, dammi la mano! Tornare, Guarda qua, e qua dentro che ci abbiamo qua dentro? Ui, ce l'ho. Scusami tanto, ma qua ci sta un errore.
direi. No, questa è roba di donna Graziella. Ha detto che si vuole disfare pure lei di questa roba vecchia. Veramente. Sì. E allora ci tocca aprire pure un reparto femminile qua. Ma l'avete visto? Sì. La mia presenza è necessaria. È necessaria. È necessaria. Ma no, ma dove siete usciti? Dove stavate? Stavo aspettando voi. A me se non aspettate. Ma comunque non è Edoardo. Non vi preoccupate. Io mo questa roba ve la sistemo in un quarto d'ora. Non è tua. Io mo torno. Aspettatemi, io torno. Gesù, ma questo è il piano. Fa come i vantaggi, passi attraverso il mezzo. Un mezzo sotto i muri proprio, hai capito com'è? Ma io vorrei sapere, Gennaro, chi mi libererà di questa donna, chi mi libera? Mamma mia! Ma io voglio capire una cosa, ma da voi che cosa vuole? Niente, non vuole niente. Quello è il fatto, lui non vuole niente. Una persona che vuole qualcosa, tu gliela togli, non gliela neghi. Quella se ne va, no? Ma la persona che non vuole niente, tu che fai? C'è detto a Don Edoardo il fatto dei 300 milioni. 300 milioni. 300 milioni. Non dimenticavo la cosa più importante. Allora io mi siedo perché la botta è grossa. Onestamente, Don Edoardo, abbiamo una vedova dal valore nominale di 300 milioni. Dico sì, 300 milioni. E come si chiama? Quaquiglia. Una volta, Quaquiglia. Felicità Quaquiglia. Quaquiglia. C'è una Quaquiglia, no? Qua. Ho che grigio, smigalli, gallina, cimolaia qua. Quaquiglia. Dico terzo alla Bardieri, numero 50. E come lo sapete? Tu sei un giovanotto in questo mestiere. Non hai appurato che vivente il marito, la signora Quaquiglia aveva già ben tre relazioni. Tre relazioni? Dicansi tre. Quella deve rimanere vedova di mezza Napoli prima di arrivare alla ditta Palumbo. Eppure io ho chiesto, ho indagato prima di rivolgere. Sciocchezze, Cupie, non ci pensare più, va? Anzi, Cupie, fai una cosa, vai a fare quella commissione che ti avevo detto prima, vai. Vado, non è vero. Perdonatemi, io veramente ho indagato, non è che. Cupiello, vai, Cupiello. 300 milioni e io mi ritiravo, capito? Andavo in pensione e mi rimanevo in Italia, però che pensione in Italia roba. Allora, a proposito, c'è no. Le rosse l'hai precomprate? Ah sì, stamattina sono arrivato. Belle, gambo lungo, benissimo. Quando è la donna Graziello, quando mi presento con le rose, quelle deve rimanere così, non mi può più dire no. Guardate come sono bello, guardate qua. Benissimo, bravo, bravissimo. Belle profumate. Profumatissime, c'è una bene. E mi presento qua con le rose, un devotamente fatto per bene, a modo mio, c'è una. Quella là casca nelle mie braccia. C'è una, fa così, mettimi un poco di profumo. Subito. Un pochino ci vuole. Facciamo una bella figura, veramente. Metti, c'è una, vai, c'è una, vai. Gennà, e metti pure un poco dove sei tu, vai! Benissimo! Gennà, vado a riprendere il mio lavoro! Vai. Devotamente! Oh, yeah. Edoardo? Gennà. Pagliaro. Cercava Don Edoardo? Non c'è. Ma perché? Perché ci aveva un appuntamento? Fra me e Edoardo? Ma non esiste proprio. Passavo di qui e sono salita. Non lo dovevate fare. Quello Don Edoardo è un uomo pieno di impegni. Pascolino mio. Voi disimpegnatelo. Voi sta lavorando. Sì, sta lavorando, mica lo posso disimpegnare, ma che state scherzando? Uè, Gennà, insomma, che è successo? Dove sta? Dove sta? È stata qua a fianco da una fresca vedova. Vedova? Fresca? Di dato di persona? L'una e l'altra, perché? Chiamatelo! Ma che chiamo? Ma sta lavorando, sta pieno di impegno, lo chiamo, sta lavorando. Avete detto che sta qua a fianco, da una vettola fresca, sì. Allora va chi personalmente? Ma dove è andata? Mi piace bene che sta, aspettate un momento, aspettate. E chiamate. Don Edoardo? Don Edoardo? Che c'è il denaro? Dovete venire un momento.
vento. E adesso non posso. Ci sta un fornitore. E chi gli passerà domani? È quel pappagliarulo. Ho capito, vengo subito. Il nemico numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, sempre la donna. Gianna! Non mi guarda così. Chissà come potesse fa. E che vai già a fare? Io non ce la faccio manca a chizza una seggia. Ma io dico, per interposta persona. Ho interposta persona. Gennaro, e di una cosa, tu sai leggere pure in tuo pensiero? Certo, sono un sensitivo. E nel mio che ci leggi? Che ha pensato sempre la stessa cosa. E che già fa? Una bella doccia fredda. Pagliarulo! Edoardo! Buongiorno devotamente! Edoardo! Come state, Pagliarulo? Come state? Ma però voi non mi dovete monopolizzare, scusatemi, Pagliarulo. Sì, signore. Voi sapete che io, o meglio, la mia devozione la distribuisco con rigorosa imparzialità. Ma non ci davamo del tuo, Edoardo. Occasionalmente, sì. Occasionalmente. Non in nome mio succedeva tutto questo. Come si dice, nulla è dovuto al facchino per il trasporto. Ma non potete esservi dimenticato di tutto. Ah, no, sì, io mi sono scordato completamente di tutto. Quella è stata una bella nuvola di passaggio. Il merito va tutto alla buonanima, avete capito? Ah, buonanima mio marito Pasquale. Ma certo. Ma dite veramente? Ma certissimo. E vabbè, quello può sempre ripassare. Chi? A nuvola. Voi interessatevi. Ma certo, ma io mi interesso sempre. Edoardo. Credo. A me che la seduta spiritica non si leve più dalla testa, dalle vene, è un supplizio. Mamma mia. E voi mi dovete assolutamente aiutare. Ma come? Noi che la seduta spiritica la dobbiamo fare almeno due volte a settimana. Ma chi? Non ne parliamo proprio. Non è proprio possibile, Pagliarulo, devotamente. Sono accordi che non possiamo mica prendere noi. E Don Pasquale che non può, sì. Quelli sono permessi che si possono ottenere una volta ogni tre, quattro settimane. Anni. Anni, Pagliarulo, sì. Pesano, Pagliarulo. Riluttano. È difficile. Difficilissimo. Ma non parlavate così tre mesi fa, quando vi ho pagato tutti i debiti di gioco. E che c'è? No, voglio dire devotamente, Pagliarulo, che rapporto c'è tra le cose? Edoardo, ma voi così ingenuo mi fate? Ma non vi capisco. Ma voi credete che io in tutta quella messiscena veramente ci ho caduto? Eravate lucida? Lucidissima. Cioè voi non credete agli apporti, agli ectoplasmi, alle materializzazioni? Non credo. Voi mi state dicendo che non credete che era il povero Don Pasquale che interagiva per interposta persona? Ma niente affatto. Veramente? E perché? È perché Don Pasquale in quelle cose lì non valeva quattro soldi. Ah, sì. Ma devotamente vi faccio riflettere che, punto primo, il povero Don Pasquale era tanto tempo che non vi vedeva, e punto secondo, si sarà rinforzato nell'altra vita, noi che ne possiamo sapere l'altra parte, avete capito? Edoardo, allora non hai capito. Non ho capito. Io mi sono innamorata di te. Di me? Sì, ma allora tu ti sei scordato tutto. Sì, io. No, non ti ricordo, filume quando si pone. Noi quella seduta la dobbiamo fare. Veramente? La dobbiamo fare. Ma poi la faremo. La faremo. Ma adesso, cara Filumena, me ne dovete andare immediatamente. Me ne devo andare? Sì. Io non mi muovo di qua. Ma io ho un impegno d'ufficio urgentissimo. Se volete proprio rimanere qua, devotamente, aspettate due minuti nello scabuzzino. Io vi attendo. Attendetemi, qui nello scabuzzino. Io vi attendo, Attendete devotamente. Avete fatto sorrendino. E che fossa? Avete fatto Edoardo? Ah, Sancisa!
Buongiorno, buongiorno devotamente ad Alcisa. Come mai da queste parti? Eduardo. Dite. Ma che state dicendo? Non lo so, aiutatemi voi. Ma oggi non è martedì 20 settembre? Oggi è martedì 20 settembre. Un attimo che controllo. Sì. Gennaro, per cortesia, mi controlli se oggi è martedì 20 settembre? Sì, sì. Sant'Eustacchio. Sant'Eustacchio. Ma dal Gisa. Ma la... mi venite di Sant'Eustacchio, andiamo. Edoardo caro. Sì, Ma non era fissata per oggi quella? E la che? Riunione? I condomini, non la fa. Ho seduto a spiriti. Ah, no, non è proprio possibile. No, no, come no, no. Non è possibile? No, non è possibile. No, ma che siamo ma perché? Perché? L'incertitude meglio procrastinandum. Nell'incertezza meglio rimandare. Esatto. Ah, esatto. Eh sì, è la causa? La causa. Non mi sento troppo bene. Non si sente bene. Ma non è lui che deve sentirsi bene. Il mio povero Cesare. Ah, Cesare. Noi in verità lo abbiamo chiamato. Vero. Sì, tante volte, ma non abbiamo avuto risposta. No. Ci deve essere qualche interferenza. Sì, un'interruzione proprio, sì. E come si fa, Eccolo! Eccolo qui! No, sono vicino! Madonna, ma che c'è? No, non è possibile, state sbagliando! Una donna, lasciatemi passare! Ma Cinzia, ma non c'è nessuno, dove andate? Lasciatemi passare! Passa, è passato! C'è no! Fuggiamo! È una parola! Grazie! E voi? Che ci fate qua? I bagni di sole! E voi? Vedova Sorrentino, permettete? Vedova Pagliarulo. No, un'altra vedova. Da quanto tempo conoscete Edoardo? Un anno. E io da 3, penso che basta, no? E che significano le date? Che significano e come, cara vedova Sorrentino? Io vi ho sentito parlare di là a voi Edoardo. Ah, fate pure la spia. Involontariamente vi ho sentito. E mi sono fatto il croce. Ma come? Voi conoscete Edoardo da solo un anno e già sollecitate sedute spiritiche. A me che sono io? Ah, me l'ha fatto sospirare per 3 anni, Edoardo, seduta spiritica. Ma io sono È venuta qui, fresca, fresca. Certo. Ma fatemi il piacere. Ma come vi permettete? Qua ognuno sa i fatti su. Al punto. Ma veramente volete fare? Seduta spiritica, dobbiamo fare io, non te, hai capito? E qua vi trovo a tutti. Mamma mia, questo è poco. Sono con me, ho lasciato la macelleria aperta, piena di gente, per venire a cercare voi. Ma voi siete pazzo! Sono pazzo di voi, perché quando si dice sì, tiene la mente. Non già da favorino volando, tu me riusciste sì. E basta adesso! Io vi ho detto sì? Voi. Io vengo a comprare solo la carne da voi! E intanto vi fate vedere la vostra. Quando vi appoggiate al banco per vedere la merce, la camicetta si apre, io vedo quelle due mammelle. Ma che c'è te, Sorrentino? Non c'è te, Sorrentino. Ah. Ah, adesso dovete chiudervi la mente. Ma come mi permettete? Io non vi voglio. Non ve l'ho detto di arretondo quando mi avete fatto la proposta? Per venire. No, segnatevi. Per vedervi finire poi nelle mani di quell'assassino. Venite qua. Ah. Pure voi. Venite qua. Pazza! E con me! Ah, quando vi... E non vi permettete di urlare, perché se no la via vi spara attraverso la porta. E mo l'aspetto qua. Qua deve venire. Signore? Signore, siete andate via? Non c'è nessuno, meno male. Fai ancora un passo e sei stecchito. Ma... Gira! Meglio di no, Girati! Vabbè, vicino. Hai finito di campare. Ma perché? Che vuoi fare? Perché? Che m'hai fatto? Sì, che va? Prima di tutto, lo fai schifo tu come persona. Vabbè, e poi la tua professione. Non la sopporto. Non la sopporto, hai capito? Perdonatemi devotamente, ma perché quella vostra è più pulita? E non ci stanno proprio paragoni! Voi. Io nutro la gente perché invece tu la spogli e poi la fame. La fame? Io quando mai? Non... La conosci la vedova Sorrentino? Ho questo onore! E non la conosci più? No,
non anzi, l'ho conosciuto. Non l'hai mai conosciuto. Non l'ho mai conosciuto. A chi appartiene la leva Sorrentina? A voi. A me. Sì, sì, a voi. E adesso basta. È ora di farla finita. T'ha già l'uva la coppa faccia da te. Ma perché che mi ha fatto? Ma prima ti devo riempire di ridicolo! Sì! Vieni qua, mettiti qua in mezzo alla stanza. Poi diamo chi so io. Vieni qua! Comincia a ballare. A ballare? Ehi! Ma io non so ballare! Ma è meglio! Non ho mai ballato, ballo, forza! Ballo. Il mambo! Il mambo! Il mambo! Ballo. La musica la fate voi? La faccio io! È simpatica, però, mambo! E mambo! E mambo Italia! Fai pure così! E mambo! E mambo Italia! E mambo! Fai schifo pure come balle! E va! Il cia cia cia! Il cia cia cia! Il cia cia cia! Il cia cia cia! Della segretaria! Cia cia cia! E balla di più e canta insieme a me! Cia cia cia! E della segretaria! E cia cia cia! E della segretaria! Ma che c'è? Mi ha visto! Ma che c'è? È pazzo, mi vuole uccidere! Ti vuole uccidere! Sì. Ma che mica mente! Che ne so, volassi nella Sorrentina! Che vuoi fare? Tu vuoi ammazzare il mio Dua? Tu. Ma come? Oh. Ma vedete un po', uno va a fare una visita! Mamma mia! E io qua, che professione! Io avrei previsto e imprevisto! Non mi reggo più in piedi! È quello che mamma ti mia. Dico io! A una certa età questi lavori non si possono fare più, donne tua! Ma guarda chi va! Voi! Ma voi da dove siete entrati? Ma voi vi calate dal soffitto, uscite dal pavimento, attraversate i muri! Ma mettetevi di poteri magici! No, oh. Donne tua, io vi ho portato i soldi di quelle... Insomma. Le 40.000 lire! Io avevo promesso che vi vendevo quei vestiti! Onore mio, mi dovete credere, voi siete il mistero dei misteri. Ma come? Io più vi caccio e voi più tornate. Ma io comprendo che, come si dice, nella guerra d'amore vince chi fugge. Ma tra me e voi l'amore dove sta? Ma uno vuole bene per contraccambio, vuole bene e basta, non è domanda. Ah, sì. Poi se c'è l'amore, che ben venga. Ma se no, se lo figura solo lei. Vabbè, donna Concè, però continuando il discorso, come dire un affetto se non è, capito, senza... E senza un obiettivo, ecco. È come un carretto senza ruote. Ma non ci stanno carretti senza ruote, donne tua. Io quando ero piccola. Proprio con un carretto senza ruote giocavo. Con le mie amiche quando eravamo vicine. Abbiamo fatto un sacco di viaggi, donne tua. Abbiamo girato tutto il mondo. E qua siete arrivate, tutto il mondo è quasi arrivato. Vabbè, donna Concè. Sapete che vi dico? Secondo me voi dovete adottare un bel bambino, sì. Ma se poi crescendo non viene tale e quale a voi, io come faccio? Ma chi? Ma c'è qualcuno qui dentro? Ma chiuse dentro o chi siete? Io ero questa tale, questa Pagliarulo! Pagliarulo? Ma gentile signore, si sono presi la maniglia, non c'è la maniglia della porta! Ma chi l'ha presa la maniglia? Ah, ho capito! Signore carissime, pazientate qualche minutino che la vado a recuperare! Aspettate devotamente! Un Carmelo Macellaio! Donna Concetta? Dite! Ma dai che potesse andare da Don Carmelo il Macellaio a recuperare la maniglia, perché... No, perché se ci vado io a quello gli spacco la faccia, credete! Ma Donna Concetta è buona! E tu? Ma tu vuoi proprio che ci vada? Se ci volete andare, donna Concè. Ma io corro, Edoardo, non ti preoccupare, io qua torno subito, non ti preoccupare. Andate. Signore carissime, pazientate ancora qualche minutino, c'è stato un imprevisto. Ma però che piacevole combinazione! Io mi sono sempre chiesto, ma quando farò incontrare la signora Sorrentino con la signora Pagliarulo? Ed ecco qua che è accaduto! Fate conoscenza, rompete il ghiaccio! Ma nel frattempo approfittate, ci sono liquori, bibite,
Pazientate, pazientate! Ma prego, prego, ma siete voi, donna Graziella? Grazie. Per caro voi, cinque minuti ce li ho sempre. Grazie, caro professore. Professore, ma di che cosa? Di buone maniere. Veramente. Ma come mai? Ma prego. Accomodate. Sì, ma accomodate. Venite, venite. Sì, grazie. Sono venuta a ringraziarvi per le magnifiche rose rosse. Ah, no, ma figurati. E a continuare quel discorso che avevamo cominciato. No, vabbè, ma io volevo dirvi semplicemente. No, veramente, ero io che stavo per dire a te. Ma che cosa? Tu, dammi un bacio. E non lo potete avere, donna grazie, non lo potete avere. Ma perché? E perché siete vedova. Io prima vi dovevo rispettare perché eravate maritata e oggi a maggior ragione vi devo rispettare perché siete vedi. Ma non hai capito che io ti voglio, tua? E poi chi domanda rispetto? Io non volevo essere rispettata ieri, figurati oggi. E tua? E mancami il rispetto! Non lo posso fare, devo combattere con tutte le mie forze. Non ce la faccio, mi dispiace. Ma tu sei pazzo. Mi sono pazzo. E la mia gioventù dove la metti? E la fronteggeria. E come? E capite, donna Grazia, che ne so, facciamo una bella seduta spiritica alla settimana. Ma tu sei pazzo? Pensi ragione. Che sono una delle tue stupide clienti? No, no, avete ragione. Ne facciamo due, donna Grazia. Ne facciamo tre a settimana. Ah, ma qui non è questione di qualità, è questione di qualità. Beh, certo, modestamente... Io sono un professionista. Io voglio l'esclusiva. L'esclusiva? Sì. Ma l'esclusiva come? Quella totale, senza sgarri. Ah. Voi volete il matrimonio, o sbaglio? Certo. Mi dispiace, donna Grazia. Devotamente, lusingato, ma quello proprio non si può fare. Don Edoardo Palumbo, vedove, non ne lascia nessuno. Sia ben chiaro, io le rilego. E d'altra parte è questa il campo d'azione della mia pregiatissima ditta. Ma chi ti dice che non la puoi sfruttare, la pregiata ditta? Te la vendi o la dai in gestione a qualcun altro? A qualcun altro? Certo. E io dovrei fabbricare un nuovo Edoardo Palumbo, e che impossibile. No, ma tu ci riuscirai, Edoardo. Veramente. E poi a me serve un marito che mi aiuti a gestire i cinque negozi che mi ha lasciato Giacinto. Cinque negozi? Eh sì, cinque. Cinque ne... Sì. Donna Grazia, mi dispiace. Io sono un artista, che vi devo dire? Lavoriamo su piani differenti. Comunque tu pensaci. E ci penso. È l'unica soluzione. Sì, ci penso. Pensaci. Certo. È l'unica soluzione. E ci penso. E ci penso, ci penso. Cinque negozi, però, Cinque negozi. Oh, signore carissime! Mamma mia, mi riscuotate che si... signore carissime, attendete ancora qualche minutino che la maniglia qui arriva, Sta arrivando, sta arrivando! Ecco qua! È arrivata ecco la maniglia! bravo, bravo, donna Coccia! E ditemi che... Don Carmelo il macellaio, che ha detto? Non si è permesso nemmeno di fiatare. Oh, se aveva 100 chiavi, 100 chiavi mi dava. Maniglia, la tua! 100 maniglie, Maria. Gli ho spaccato il setto nasale e adesso sta raccogliendo tutti i denti da sopra il bancone. Tutti, pure i molari. Mamma mia. Signore carissime, eccomi. Oh, ho fatto, prego. Prego, accomodatevi. Mi scusatemi, perdonatemi per l'inconveniente. Ma io sono dovuto andare a recuperare la maniglia da quel farabutto di Don Carmelo, Sì. Ah, ma da oggi in poi non vi darà più fastidio, Già. Ah, quello se ci aveva 100 maniglie, 100 maniglie mi dava. Bravo, come no? Poi io gli ho spaccato la faccia a quello, Bene. E i denti stanno tutti sopra al bancone. Complimenti. Ci voglio credere. Veramente. La vostra amata Graziella, vedova Cammarota, come l'avete messa a posto? Ma questi sono fatti che non vi riguardano. E vi sbagliate. E ci riguardano e come? Dunque, voi rifletterete e darete una risposta a quella femmina. Ma come vi permettete? Avete fatto male a promettergliela. Ma le darete una risposta. E gliel'ho promesso. E avete fatto male. E questo matrimonio non si farò. Noi lo impediremo fin sui gradini dell'altare. Ma questo è un complotto. Chiamatelo come volete. Faremo uno scandalo. Vi abbiamo avvertito.
Sorrentino. Pagliarulo. Buongiorno. Buongiorno. Non tu hai sentito a quelle due? E beh, vi preoccupate. Beh, preoccupato. Cioè, no, tu non conosci la vedova stizzosa. Quella è peggio di una vita, degli artigli propri. Addirittura. Cioè, no, quelle due insieme, vedi? Sono capaci di interrompere la cerimonia fin sulle scale della chiesa. Quelle si presentano con un bambino affittato, dicendo, farabutto, carogna, questo è tuo figlio. Oh, cioè, no, non è. Cioè, no, è destino a parlare. Vai da donna Grazielli e digli che la mia risposta è no. E no? E no, e no. Come volete voi, e come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Così, don Edoardo, voi la dareste vinta a quelle due bambocce. E che vi devo dire, donna Grazielli, come si dice, di fronte alla forza maggiore, ragion non va. Dite? No, io, però non mi ricordo casomai chi da gennaio. E donna Concetta vostra dove sta? Dove se volatilizzata, no, è sparita? Sta sempre qua. No, don Edoardo, io sto là. Là tu? In chiesa. In chiesa? Don Edoardo, con un mattone camuffato da libro di preghiere, se si permette la mia mamma mia! Mattone proprio. No, ma io veramente, donna Concia, stavo pensando, come dire, di andarvi a parlare, un fatto così preventivo, un discorso. Ah, lo devo fare preventivamente, donna Edua. No, vado a parlare. Donna Edua, io non lo camuffo manco, no. Il mattone ci vado direttamente. Mamma mia, queste attiva, Gengis Khan, però poi dove passa quello non cresce più un filo d'erba. Mamma mia. Sono tutto a posto, la risposta è no. Oh, c'è da fare una cosa, sì. Vai da donna Graziella e digli che la risposta è sì. Adesso è sì. Adesso è sì, vai. Fa piacere, posso? Bene, ti credo. E quando si presentano più quelle due, quelle se ne fuggono dall'altra parte del mondo. Chi è? Buongiorno. Ma buongiorno, signorina, ma prego. Ma qualcuno vi ha importunato? No. Ah sì, no, perché voleva dire, questi sono paraggi tranquilli, di tanto in tanto. Scusatemi. Ma prego, dite. Ma voi siete don Edoardo Palumbo? Qui per servirvi. Ma prego, signorina, accomodatevi pure. Grazie. Ma non sono più signorina, sapete. Mi sono sposata 4 anni fa. Complimenti. Sì, volevo ben dire. Vado a chiudere un attimo la porta. No, per carità, non lo fate. No? Quello è diretto qua. Sta arrivando qui da un momento all'altro. Ma quello chi, scusate? Carlo Figurelli. Carlo Figurelli? Sì, mio marito, sapete, ha una proposta da farvi. A me? Sì, ma voi gli dovete dire che sapete tutto e che non gli dovete far aprire bocca. Va bene, Edoardo, va bene. Vi supplico, non lo fate parlare. Ditegli che siete d'accordo. Ma come volete voi? Edoardo, vedete, un uomo a qualunque età è sempre un uomo. Certo, ci mancherebbe. E non si deve umiliare, don Edoardo. Assolutamente. Vi prego, don Edoardo, giuratemelo che non lo fate parlare. Va bene, non ho capito niente, ma ve lo giuro. Sì, giuratemelo, don Edoardo, giurate. Ve lo giuro. È troppo tardi, eccolo qua. Carlo, tesoro. Vieni, Carlo. Sai, Carlo, è tutto a posto. Ho già parlato io con Don Edoardo e lui è d'accordo. Agirà secondo le tue volontà. Beh, Don Edoardo, allora grazie. Arrivederci. Buona giornata, sì, Don Edoardo. No, Giulia, no. Questo non me lo dovevi fare. No, e non perché? Non me lo devo combinare io. Ah, io che cosa? Siete proprio come mi aveva. Va bene, Carlo, non ti affaticare. Te lo dico io. Anima mia, non fiatare. Questo no. Sono cose da uomo. Sono Camilla, siete proprio come gli avevano detto. Ma in che modo, scusate? Un signore gentile e di nobili sentimenti. Ah, gentile e di nobili sentimenti. Ma buongiorno. Ma prego, accomodatevi pure. Sì. Prego, signora, prego. Va bene, Carlo. Ma non lo fare, ti prego. Lo devo fare! Ma perdonatemi anche subito, scusatemi, ho un po' da fare. Non è facile, ma è necessario. Dite allora, dite. Sicuramente vi siete meravigliato dell'enorme differenza d'età che c'è tra me e Giulia. Per la signorina, anzi la signora, perdonatemi, è giovanissima. Ma questo, da che mondo è mondo, sono cose che capitano. Sicuramente. Bene, 4 anni fa. 4 anni fa? Allora prendo un attimo la sedia, avete capito? Voi continuate. 4 anni fa, sì. Essendo rimasto vedovo della mia seconda moglie, alla faccia. Avendo bisogno di assistenza,
cercai un governante. Certo, certo. Cara, devo dire tutto, ma certo, non ti preoccupare. Misi un annuncio sul Mattino, me ne capitarono tante, di diversi tipi. E voi scegliste questa signora qui, eh? Beh, e poi sapete com'è? La vicinanza, l'attrazione reciproca. Bravo. Ci innamorammo e ci sposammo. Complimenti, complimenti. La vecchiaia è uno schifo! Da un anno a questa parte mi sono molto indebolito. Veramente? E soprattutto il cuore che mi dà pensiero. No, ma non è detto. Quello non può è succedere detto. Da un momento no, all'altro. No, ma lasciate stare. Non ci... È detto. Ah, sì. E perciò non faccio che domandarmi. E Giulia? Giulia mia, che ne sarà? Che ne sarà? Non abbiamo parenti. Veramente. Non abbiamo nessuno. Nessuno proprio. Nemmeno un parente lontano. Niente proprio. Fortunatamente mi hanno parlato di voi. Di me? No, ma quelle sono chiacchiere di gente. Siete un gentiluomo, così mi hanno detto. Così mi hanno detto. Che si occupa disinteressatamente delle vedove. Le consola, le consiglia, le assiste. Ci provo, mi sforzo indegnamente, credetemi. Perciò sono qui a pregarvi. Tenete d'occhio, Giulia mia. Ma certo. Se dovesse capitare una disgrazia. Capisco. Tutelatela. Senz'altro. Io ve la affido fin da ora. Bene. Anche per iscritto, se volete. Ma certo, ma... Il mondo è una sporta di farabutti. Avete proprio ragione. Avete proprio ragione. Che fine farebbe nelle loro mani? Mamma mia, non voglio nemmeno pensare. Innocente. Nemmeno pensarci. Invece, sotto la vostra protezione, la mia, nulla le potrebbe accadere. Hai capito? E poi un domani, se la natura prende e pretende i suoi diritti. Certo. Voi mi capite, certo, cercatele certo. Voi un bravo giovane. Oh, ma sicuramente. Ma che sia giovane. Ma certo, ma certo. Certe combinazioni non possono capitare due volte. Bene, allora adesso, donna, datemi una cortese risposta. Oh, una risposta? Ma perdonatemi, ma questo non mi era mai capitato, non vado a gridare. La signora Mezzi. Non vi preoccupate, veramente. Io ho 9 appartamenti al Vomero e un terreno a Mercogliano. Pure un terreno a Mercogliano? State tranquillo. No, ma io lo cedo, dicevo, per la signora, avete capito? Ma comunque non vi preoccupate, quanto lontano sia, basta una telefonata. Ma voi, non deve succedere. Non succederà mai, non succederà mai, ma nell'eventualità remota, non succederà mai, cara signora, non succederà mai. Questo è il mio biglietto da visita. Bene. Va bene? Grazie. Io non so come ringraziarvi. Ma figuratevi. Siete proprio un bravo ciò. Bravissimo. Andiamo. E mi raccomando, statemi bene, pensate solo a morire. Cioè, voglio dire, non va. Sarebbe bene. Questo è davvero un nervoso. Posso, allora? La risposta è sì. Ah, la risposta è sì. C'è da fare una cosa. Vai da donna Graziella e digli che la risposta è no. Come no? Ma un no... Un no trattabile. No, c'è no, un no secco, inamovibile, scritto nel marmo. C'è no, ma tu capisci che è successo? Cioè, noi abbiamo addirittura ricevuto le prenotazioni! Ma voi basate su che cosa? Appunto. Sulla voce popolare. Se no, quelle si fanno il passavoce. Il mio nome sta circolando, si impone, sta vincendo! Io pensavo che la ditta non dovesse avere un'altra succursale. Mi sbagliavo! Io mi strappavo le ali per non volare! Invece bisogna espandersi! Giornale, sai che faccio? Mi apro una bella succursale a Roma. Ma non vi dovete sposare. Non vi dovete sposare. Ma chi? Con questo vento in poppa io vado a sposare. Ma tu sei pazzo, Giornale. Anzi, lo sai che cosa faccio, Giornale? Mi apro pure una bella succursale a Milano. Sì, e me ne apro pure una a Torino. A Bologna, sei mai stato, Giornale? No. Allora me ne apro pure una a Bologna, Giornale. Gennaro! Qui abbiamo l'Italia vedovile in pugno! Sì, c'è no.
Pronto? Donna Rosa, buonasera. Come? Ah, non avete riposato questa notte? Donna Rosa, ma voi mi impensierite così. Donna Rosa, posso consigliarvi una di quelle pasticchette dell'altra sera? Sì, quelle di Valeriana. Come? Ah, beh, guardate, verrei volentieri io stesso a darveli di persona come... come... come chicco di grano alla colomba. Chicco di grano alla colomba. Non lo so. Ma sono impegnato, sì, sì, sì. Mi serve altro? Non lo so, aspirina, liquirizia, giuggiole. Vi bacio quelle vostre manine di seta. Buonanotte. Ma chi è? Ah, è una nuova, è quella di martedì scorso. Ma tu di che ti impicci? Che è questo tu? Come ti permetti di darmi del tu? E nemmeno voi a me mi dovete... No, no, io mi posso permettere, io lavoro in questa ditta da 20 anni. Tu invece ti sei presentato qua 4 mesi fa come un miserabile pezzente. Miserabile pezzente saresti rimasto se non fosse stato per Don Edoardo. Badate a come parlate. Ma siamo grazie di Dio. Ma chi ce l'ha fatto fare a Don Edoardo di sposarsi a Donna Graziella e di lasciare la ditta in mano a un individuo come te? E ascoltate che divento io il titolare della ditta e vi faccio vedere dove vi accompagno io stesso a calcio. Nati, titolare tu. Sì, si manca la sostanza. Voglio appena ti sarà finita questo poco di gioventù che ti rimane, un posto all'albergo dei poveri, non te lo voleva nessuno. Magari vi siete offeso. No, l'offesa è tale se chi la pronunzia non è uno schiavo. Voi dite? No, io. Seneca. Seneca. Ma tu che vuoi capire? Sei un ignorante. E questo Seneca che cosa dice del ritorno dei coniugi Palumbo, eh? Non dovevano stare qui alle 9? Non ti preoccupare, stanno detto alle 9 e alle 9 staranno qua. Certo che è durato parecchio, però, questo viaggio di nozze. Un mese intero. Un mese intero. E in questo mese Don Edoardo non fa mai telefonato? Sì, una volta solo. Ah, e che va detto? Di fare il passaggio diretto dall'ufficio, direttamente in camera da letto. Ah, non è stata un'idea vostra, quindi? Fosse stato che caro! Oi, che caro! Che caro! Vengo subito! Oh, bentornati! Tanti auguri, una ragazzella! Prego, venite, guardate qua! Complimenti! Congratulazioni! Congratulazioni! Grazie mille, grazie! E tutti? Baciarono la sposa. Grazie. No, nessuno baciò la sposa. Bravo un Villo. Come ci siamo messi in ghingheri. Merito vostro, Don Edoardo. Veramente. Questi sono i vostri insegnanti. Grazie. Questa è la sorpresa di cui ti parlavo. Bella, di qui possiamo entrare direttamente nel nostro appartamento. Mi piace, bella, sì. E allora adesso Gennaro prepara un bel caffè a tutti quanti, che è la sua specialità. Subito. No, Gennaro, per me niente caffè, grazie. Come vuoi? Scusami, Edoardo, ma io stanotte non ho più sonno. Veramente? Volevo farmi un'oretta di sonno, altrimenti invecchio. Invecchiare voi? Ma voi mi sembrate mia figlia. Ma che dite? È la verità. Figlia. È bravo un Pirlo. Ne abbiamo fatti di progressi, L'ho lasciato all'asilo d'infanzia e me lo sono ritrovato all'università. Voi mi confondete, Don Edoardo. E allora, Cupillo, cosa mi racconti di bello? Cosa è successo in questo tempo? Dici un poco, raccontate. No, ma posso parlare liberamente? E niente di meno. Come no? Dico. Io, per graziella mia, non tengo segreto. Quando è così? Un vostro debito di gioco che avete lasciato in sospeso è stato tutto saldato. Benissimo. Con la signora Versano, invece, altri miei debiti pure stanno a posto. Con la signora Sorrentino invece non c'è sta niente da fare. No. In che senso? Nel senso che dice che o voi o niente. Quando manca la mano del padrone. Sente, Cupillo, la vedo la Pagliarullo. Abbondantemente rassegnata al cambiamento di gestione. E Don Carmelo Macellaio che dice? Pure lui si è rassegnato. Sì. Però c'è una brutta notizia. Signora Sorrentino. Me l'ho detto, quella dice o voi o lì. Me l'ha detto prima. Vabbè, ma raccontateci un poco dei nuovi acquisti, esatto. Se c'è qualche acquisto nuovo. Ma siete sicuri? Ma come? Ma sei o no il gestore di questa ditta? Appunto, parlate pure. E poi Graziella, come si dice, è una donna senza pregiudizi. Quando è così? Vero, grazie. Mi informo che abbiamo 5 vedove di rincalzo. Cinque vedove? Con 3 di esse siamo nelle prime fasi del trattamento.
Con le altre due invece sì, sì, siamo già a una media di una seduta spiritica al giorno. No! No! Sì. È la verità, vabbè. Ma non si fa così. No. Volevo dire. E perché non si fa? Beh, ma potendo. Ma potendo che cosa? Così? Potendo. Ma pure una banca viene scritta sull'intestazione 500 miliardi. E che fa? Li dà al primo venuto, li sperpera. Sono nominati, tiene chiusi in cassaforte. Altrimenti se va qualcuno a chiedere un resto di 50.000 lire, gli dicono, no, non ce l'abbiamo, scusate, passate domani. E ehi? Non vi preoccupate, Agostino Covelli. Raccimola sempre quello che serve. Ma la finite tutte e due, o no? E tu Covelli, che ti puzza ancora la bocca di latte in questo mestiere, ti permetti pure di parlare di grossi depositi, eccetera. Grazie, io vado a fare la capatina ai negozi. Vai. Ma tu non te ne hai bisogno? Mo vado a riposare. Vai allora, Graziella, vai a dormire. Sì. E tu non ti dimenticare di passare in farmacia. Signor Cuviello. Signora Graziella. Ma vi devo proprio credere. E a che cosa? A quello che avete detto poco fa. Fate voi, io d'altronde che dimostrazioni vi posso dare? E adesso come si dice, donna Grazia? Mm. Ognuno sa il fatto suo. Sì. Vedete, io benché abbia avuto due mariti, una grossa esperienza non ce l'ho. Sì. Però una voce mi sussurra di credervi. Ma vi devo proprio credere, signora Grazia, a questo che dite. Avete fatto molto sport. No, quello è controindicato per noi, ragazzi. E ditemi una cosa, come fate a fare tutte queste sedute spiritiche senza un motivo personale? Senza un motivo personale? E che è il più motivo personale della campata, donna Graziella? Vabbè, la campata va bene. Ma non so, non sentite l'esigenza di dire a qualcuno mi piace e ti voglio piacere? Cuore mio, anima mia. Grazie, proprio a me mi mettete a parlare di sentimenti. Io ho il cuore che è pieno di zucchero. Sì. Io non posso vedere la luna sul Vesuvio senza commuovere. Ah. E sapeste come vorrei dire pure a qualcuno, niente. Da solo. Per l'eternità. E perché non lo dite? E perché non lo dico? E avete dimenticato in che condizioni ero quando Don Edoardo mi ha dato pane e lavoro, sì? Sì. E un po' di riconoscenza. Quell'Edoardo è come voi. Debole nei sentimenti. Come? Ma tu, noi rientriamo dal viaggio di nozze. Tu dovresti prendermi in braccio per farmi passare la soglia di casa, così per il buon augurio. E invece. È vero. Se ne andate e vi ha lasciato così. E chi si è visto, si è visto. E perché non lo fate voi? Non ho capito, donna Grazia. Che cosa dovrei fare? Prendermi in braccio e farmi passare la soglia di casa. E in che veste? In deposta persona. E quando è così, donna Grazia? Oh, Guviella! Una piuma di colibrì è meno leggera e volubile di una donna. Questo lo dice l'amico degli animali. Donna Concetta, vi ho detto mille volte, mi dovete lasciare in pace, non mi dovete, mi state perseguitando. No, voi siete mio dal principio. Ma chi, ma che dite? Credetemi, Don Edoardo, credetemi, non siete più il Don Edoardo di un mese fa, siete ridotto proprio uno straccio. Donna Concetta, ma lo volete capire che questo si è ritirato dopo un mese di viaggio di nozze? Qualunque essere umano dopo uno sforzo simile un pochino si debilita, no? Ma come dico io, uno porta l'amore suo di qua e di là come la sporta del tarallà. Dove lo devo portare? Ai tempi miei non si facevano, non si praticavano questi viaggi. Ah no? No, quelli non si chiudevano, gli sposi, i freschi sposi, si chiudevano in casa per 7 notti e 7 giorni. E dopo facevano la prima uscita. Magari in carrozza, perché non si reggevano in piedi. Ma una cosa è, il risultato sempre quello è... La fine di dire queste oscenità, o vi devo prendere a botte a tutte e due. Ma le vedete queste? Le vedete? Andate qua, vitamina A, B, C, D. Lo facciamo pappa tutto. Pare reale, testosterone. Il terrone me l'avete portato. Una cosa è ma quattorroni, il testosterone. E che cos'è? Ma come che cos'è? La forza dell'uomo, non trovandolo da una parte, i farmacisti la procurano dall'altra, no? Gesù! E poi ne fanno almeno loro, com'è? Sei scema proprio, ma con i medicinali, con le concede. Don Edoardo, scusatemi se mi intrometto, ma voi,
di questa forza dell'uomo, di che cosa ne avete bisogno? Ma che me ne fate? Ma Goccetta, gli hanno fatto una fattura, su, su, è parlato con Goccetta vostra, su, 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 ditemela a me, ma che cosa avete fatto in questo viaggio di notte? Cosa? Niente. No, ne capite niente. Gennaro, non ho fatto niente! Gennaro, meno male, non ha fatto niente, non è successo. Ma come? Niente. Ma non avete capito? Non ha fatto niente con la moglie! Come si fa? E come mai? Don Edoardo, io mi intrometto di mu! Ma voi, vi siete adoperato! Ci avete messo impegno! Mi sono adoperato! Io ho smosso il cielo e la terra dentro di me! Gennaro, io dicevo, Edoardo! E tu la volevi, quella ti piaceva, e allora eccola, prendila che aspetti, muovi di spazio e decolla. E invece niente a Capri, niente a Positano, niente a Tormine, c'è no, niente. In Sardegna l'avete provato? No, non erano i posti. Non erano i posti, c'è no, il guaio era il mio, l'impedimento era mio. Io mentre stavo là, Gennà, felice come un guerriero che si sta buttando nella mischia, improvvisamente, una nebbia, un velo nero, e con tante scuse tutto era rinviato all'indomani. È l'indomani, la paura della paura, mi dicevo, e tu non ti preoccupare, vedrai che stasera non succede niente, invece puntualmente, tac, quella nebbia, quel velo nero, Gennà, che nottate che ho passato. In Sicilia io ad Agrigenza, preso dalla disperazione, mi consultai con un farmacista e gli dissi, datemi un balsamo, datemi un veleno, datemi qualunque cosa, ma tiratemi fuori da questo impero. Lui? Cioè no, quello mi guardò con un sorrisetto come pareva da giocò, mi disse, datemi voi qualcosa a me per non farmi ridere. Ma che si dice? Hai capito? Cioè, io mi alterai, volarono male parole. Certo, si capisce. Cioè, ma quella alla fine non mi disse che io qualcosa di affeminato ce l'avevo. Mamma mia! Hai capito? C'è no! Quello mi ha chiamato Rizzo! No! Ma basta che io chiamo! Ma non ti ho ma che pure ti ha chiamato? Sta lontano, non ci posso andare. Parla tu, Gennaro, che sei sempre stato sul piano mio. Quante me ne sono passate tra le mani, quante sedute spiritiche ho sostenuto all'apice della mia carriera. Incalcolabile. Bravo. E allora, Don Edoardo, avete rovinato la specializzazione. Le chiamano malattie professionali. Non capisco che mi dispiace dirvela, ma voi soffrite del complesso della vedova. Il complesso della vedova? Tua... Seguite il mio ragionamento. Voi da 20 anni non vedete, non sentite, non toccate che vedove. La vista, l'udito, il tatto, dopo così tanto tempo si abituano a questa speciale condizione di femmina. Ma non mi fa ridere, le donne spogliate sono tutte uguali. No, vi sbagliate. L'atto carnale, senza la compartecipazione della mente, sarebbe impossibile. Scipilis determinandum plexus, è la spada che traccia il solco, ma il pensiero che lo difende. In buona sostanza, voi non andate a letto con una donna in se stessa, ma col concetto suo. Eccomi qua, Ma che concetto ha tu? Ma stiamo parlando seriamente! E tu hai detto concetto? No, io ho detto concetto! Io mi metto a disposizione! Stavo dicendo, voi in buona sostanza non andare a letto con una femmina in se stesso, ma con lo favorevole o sfavorevole concetto che di questa femmina vi siete fatti. No, ma tu vuoi arrivare? Voi siete un esempio pratico di quello che sto dicendo. Voi per 20 anni avete agito sempre per interposta persona. Questo è vero. Non ultimo delle vesti di Pasqualino Pagliaroni, ricordate? Pasqualino! Adesso nelle vesti di Edoardo Palumbo, diciamo così, nella totalità delle vostre possibilità,
Impresa diretta, non avete funzionato. Gesù, Gennaro, che si può fare? Si non può fare qualcosa? Fare niente, no, niente, no, non si può fare. Ma che fai? Ma che fai? Mi suicido. Tolgo il marito a mia moglie per poi sostituirlo per interposta persona. È un giro complicato. No, come siete drastico. Un rimedio ci sarebbe. Oh, e qual è? Una terapia disintossicante. Sì. Come fanno i medici in questi casi? Riducono la droga un poco alla volta, perché se lo fanno tutto d'un colpo il paziente muore. Certo, tutto questo ci vorrebbe che donna Graziella aiutasse, partecipasse. Ma in che modo? In che modo? Innanzitutto dovrebbe riacquistare il lutto strettissimo del povero Cammarota e voi zac, subito renderete. Poi diciamo così, un poco alla volta. Un po' levandosi il crespo nero, poi incominciando a indossare qualche gioiello, un po' di rossetto, e diciamo così, si svedovizia. E buono, vi ritrovate guarito completamente senza che nemmeno ve ne accorgete, e sentite a Don Gennaro vostro, voi, decollate. Sì, facciamo come ha detto Don Gennaro, tutto si sistema, quello che non è successo oggi può succedere domani, come si dice? Dio in un'ora lavora! Anna Concella, voi, e voi mi avete dato un filo di speranza, ma voi Gennaro, infatti il ragionamento sei imbattibile, ma mi devi credere, Gennaro, io complesso o non complesso, combatto, non mi arrendo, capito? Bravo. Non mi arrendo! Questo è lo spirito! Ma scusate mio, donna mia, donna Concella! E voi mi soffocate, qui io ascoltavo a te e quello si approfittò, mi andava addosso. Ma voi non tenete niente da fare stamattina? No. Andatevi a fare una bella passeggiata. Voi. Andà. Se me lo dite voi è come dico se io. Ci andassimo insieme. Abbasse che bene andare. Sola. Però io qua torno, Non dovete più tornare, donna Cosce, non dovete più tornare. Mi piace. L'ho fatto io. Molto carino. Bravo. Molto carino. Cuviello. Cuviello. Ma che stai facendo? Sto prendendo questo quadro. Ma non sta donna Graziella che sta dormendo. E non me ne racconto. Dimmelo, ma tu che t'hai detto? Vai a fare quel servizio urgente che t'hai detto. Vado, Don Edoardo, vado su. Bravissimo. C'è no. Cena, tu hai proprio ragione. Cena, lo sai che io già mi sento meglio. Come dici tu, bisogna, come dire, mettere la mente nel solco da te indicato. Io proprio già mi sento una nuova energia. Questo è lo spirito. Devo andare da Graziella di là, la faccio vestire come Salomè, sette veli neri. Bravo. E una volta con un devotamento. Bravo. Devotamento. Bravo. Togli Bravo. Devotamento, esatto. Devotamento fino all'ultima giornata. Che devo combinare? Esatto. Devo scassare tutte cose. Senti, Cena, fa la cosa, dammi quella bella giacca sportiva. Ah, questa qua? Sì. Aiutiamo un po' la natura, sì. Guarda quanto è bello, questo è Rubinacci. Ah, questo è Rubinacci. Questo è Rubinacci. Giovanisce. Alla faccia, cioè no. Ecco qua, Guarda qua. Che figurino, guarda. Aspettateci dopo, una spazzolata. Grazie. Vi faccio vedere. Venite qua, Edoardo è tornato. Bravo. Benissimo, guarda qua. Che ci sta qua dentro? Dove? Perché? È un biglietto. Un biglietto? C'è qualcosa di poco chiaro intorno a me. Oh. È filmato Giacinto Cammarota. Giacinto Cammarota? Ma fossero cose? Che ne so? Vieni un po', assistrati il biglietto. Guarda qua. Guarda qua, guarda il biglietto. Ui, ma che sono tutti questi biglietti? Guarda qua, pure di qua è uscito! Guarda qua l'altro biglietto! Ma che c'è sta scritto? Mi sento sempre peggio e poco mi persuade. Alla Mirza non avevo ancora avuto fastidi. Oggi sì. Chi si muove nell'ombra? E chi si muove? Graziella vuole assolutamente farmi le lezioni di testosterone. Testosterone? Fallo un testosterone, cioè no!
c'è una conti, prendo il suo biglietto. Ancora le lezioni di testosterone che c'è sotto, perché insiste? Perché insiste? A chi potrebbe giovare la mia morte? La mia morte? Chi eredita? Chi eredita? La vedova eredita, chi vuoi ereditare? Ah, Condino, attenzione, sono a letto, non ho la forza di muovermi. Mamma mia. Se sento che muoio e la mia morte non è naturale. Non è naturale, ha detto. Indagato. Gennaro, ma questo l'hanno fatto voi. Questo è un brillo. Qua abbiamo una vedova dolosa. Questo non è scritto. Graziella, quindi... No, ma non lo possiamo dire ancora. Non lo possiamo dire. E chi l'avrebbe immaginato, Gennaro? Che nella bellezza di Graziella si nascondesse un'anima così nera? Vabbè, ma non esagerare, Gennaro, tu dicevi che il mio infortunio era dovuto al complesso della vita. Gennaro, quello era puro spirito di conservazione. Gennaro, bisogna indagare. Gennaro, quello fa fuori pure a me. Devo indagare. Quella deve dire su mano, che lo devo fare io. Quello se essere accorto me lo sacrifico pure a me, ce n'è te che paura, ce n'è che te l'ha fatto. Ma non mi dovevo sposare. Peggioriamo. Secondo me stiamo facendo prima di loro. Gennaro, bella, dormire, bella, riposare, faccia un altro tranquillante, Gennaro, se come senti un rumore torna subito, Gennaro, mamma mia, chi si muove nell'ombra, alla Mizzero non avevo ancora niente, chi può ereditare? Edoardo! Don Giacinto, siete voi! In carne e ossa! Si fa per dire! Certo. Come state? Bene se non vi vedo! Avete ragione! No, caro Don Giacinto! Che c'è? Ma però la tenuta lascia a desiderare! Avete visto? Sì! Vi siete reso conto come mi ha mandato a Poggioreale? Chi va mandato a Poggioreale? Graziella! E quella ha pensato e ha detto, ma tanto, per gli incontri che deve fare, va bene, pure vestito così, voi vi rendete conto? Veramente? Ma chissà dove sono andate a finire tutti i miei completi, dove stanno i miei completi? Non stanno! E saranno insieme ai vostri spezzati, immagino! I miei spezzati? Sì, ma dove? No. Io a casa non li ho trovato! Veramente? No. Non lo sapete? No, non so niente! Meno male! Non so niente! So soltanto una cosa. Dite. Che sono morto. Veramente? Ma come, dico io? Come? Come sono morto? Non me lo so spiegare. Spiegatemi voi. Datemi qualche delucidazione, donna tua. Ma io pure che vi devo dire, caro Don Giacinto? No, io sentì solamente gridare donna Graziella che diceva Edoardo, correte, Giacinto ci ha lasciati. E basta. Oggi ci arrivai a cose fatte, non lo so, credetemi. Sì, vabbè, ma un dubbio. Avete un dubbio, almeno? Un dubbio? Ma voi che dite? Che pensate? Non lo so, Don Giacinto, non lo so, rassegnatevi, sarà stata la mano di Dio. Di Dio. Ma non può essere, no. Non può essere. A proposito, ma Graziella, come sta? Si difende, Graziella. A proposito, ma si è risposata? Si è sposata? Sì. Forse. Ma io non vorrei essere nei panni del marito. No, veramente? Non ho più assoluto, no. E perché? No. Perché Don Giacinto? Oh,
appunto, Edoardo, è molto tardi, me ne devo andare. Don Giacinto, ditemi perché. Don Edoardo, me ne devo andare. No, Don Giacinto, Don Giacinto, chi è stato? Chi è stato? Don Giacinto, non me ne andate. Ditemi voi, Don Giacinto, Don Giacinto. È stata Graziella. Don Giacinto, Don Giacinto. Stanno uscendo con la destra. Ma che succede? Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, se no, è venuto Don Giacinto. Ma guarda, se n'è andato adesso, è stato per le scale, vanno a chiamare. Ma che state Don dicendo? Giacinto, Don Giacinto, c'è no, Don Giacinto ha confermato. Ma non ci sta Don Giacinto, avete sognato. Ma che ho sognato, Don Giacinto ha confermato, c'è no, ha confermato. Che cosa? C'è no, io sono in pericolo di vita. Serio, se no io mi devo liberare di quella donna. Mi sembra un ragazzino, ma voi siete sposata, che vi liberate? Sposato sì, ma come si dice, ratto ma non consumato. Cioè no, io ho un matrimonio che si può annullare in qualsiasi momento. E una volta che l'ho annullato, cioè no, me ne vado ad abitare all'altra parte del mondo. Mamma. Ma allora intendete riacquistare la libertà? Sì, la libertà è la vita, cioè no, tu capisci niente. No, cioè no, dobbiamo morire. E allora siete fortunati, la fortuna già vi è venuta a trovare prima che vi servisse. Veramente. La vostra fortuna si chiama Cupiello. Cupiello? E che c'entra Cupiello? Prima, quando siete andati a comprare le medicine, Cupiello ha fatto il colpo. Ha fatto colpo? Ecco chi? Ecco chi? Mi dispiace dirvi, ma con vostra moglie. No! No, veramente. Però che bravo ragazzo. Bravo ragazzo. Ehi! Ha fatto una seduta spiritica con me ancora vivo. Chiamatelo come volete voi, ma fatto sta che se l'è portato là dentro. Voi? E che volevate sentire? Sappiezze carogna! E però ha fatto bene, non so. Gennaro, quello sarà sicuramente il mio sostituto nell'anima e nel corpo di Graziella. Vostro. Ma non vivrà a lungo. In che senso? È come si dice, chi va per mare. Questi pesci prendono. Bravo. Noi abbiamo buttato la rete. A proposito di questi pesci prendono. Edoardo, ma ti credevo fuori. Ma che fate, dormito sul divano? Sì, ma non al sonno eterno al quale forse tu alludi, cara Graziella. Ma prego, siediti pure, grazie. Sì, ho alcune piccole domande da farti. Di che genere? Coniugali. Riguardano il povero Don Giacinto. E che cos'è questa, una gelosia retrospettiva? Dove vi siete conosciuti? Ci conoscemmo in dramma. Oh, molto romantico, non c'è che dire. In dramma. E vi fidanzaste? Certo, naturalmente. Bene, bene. Dimmi una cosa, Graziella. Sei sempre stata felice, dico concretamente, di giorno e di notte? Certo, sì. È stato un periodo in cui sono stata veramente contenta. Bene. E poi il povero Giacinto invecchiò presto. E per un'improvvisa decadenza, sì. Sì. La sera non volevo uscire più di casa. Bene. Pare come se avesse avuto un presentimento. Bravo. Ci siamo, presentimento. E poi? Poi conobbi te. E il resto lo sappiamo tutte e due. Ma il discorso è un altro, cara Graziella. Immaginiamo che una mattina pure io mi sveglio diverso, cambiato, sangue invecchiato, che non ho più voglia di uscire. Passo il mio tempo davanti alla televisione. Perché vuoi mettere il carro davanti ai buoi? Perché i buoi vogliono campare. Tengono le corna, ma vogliono campare, grazie. Nel matrimonio a tutto c'è difesa, ma meno alla morte. Una morte, ma che dici? Grazie, io voglio campare. Ma chi te lo vieta? Tu. Io. Leggi qua, voi chi l'ha fatto una volta. E che cos'è? Leggi. È la calligrafia di Don Giacinto. Sì. E buon appetito, grazie. Ne ho altri 20, uno più schifoso dell'altro. Veramente? Che intenzioni hai? Voglio sapere tutto dall'inizio. Com'è morto Don Giacinto? Ma sono cose che possono succedere. Ah, sì. Quando uno fa le iniezioni. Le iniezioni? Iniezioni di che cosa? Ormoniche, vitamina A, vitamina B. Vitamina C, D, E. Testosterone. Grazie, ma queste sono il nome. Ma tu che ci mettevi dentro per raggiungere lo scopo? Grazie, ma parla! Ma che ci mettevo? Niente, sono cose che capita. Tu prepari l'iniezione. Certo. L'ago ti cade a terra. A terra? Lo dovresti raccogliere e farlo bollire. Bro, certo. E invece no, che fai? Fai aspettare il malato con la parte nuda. L'ago sporca la parte nuda. Don Giacinto, l'avete saputa! Siete morto di 16 figlia!
Mamma mia, mamma mia, la tua presenza mi fa venire i brividi. Noi dobbiamo raggiungere immediatamente una conclusione, Graziella. Il nostro matrimonio, non essendosi consumato, può essere... Ah, certo, non per colpa mia. Per colpa e salvezza mia. Ah, sì? Dicevo, il nostro matrimonio, non essendosi consumato, può essere annullato in qualsiasi momento. Ma se tu non accetti, Graziella, io ti denuncio. Quindi scegli l'avvocato o il commissario. Che devo scegliere? Scelgo... Aspetta, aspetta, non parlare. Gennaro? Tutto a posto, tutto registrato. Bravissimo, bravo Gennaro. Parla pure, parla, Graziella, parla. Scelgo l'avvocato. Ottima scelta. Ma ricordati che io in tutta questa baraonda sono la vera parte lesa. Veramente, voi siete la parte illesa. Appunto, ma perché ci vogliamo fare il sangue amaro? Io mi sono sbagliata sul tuo conto e tu sei sbagliata sul mio. Ecco qua. E quindi? E quindi che? Scelgo l'avvocato. Bravo, e l'annullamento. Bravissima Graziella, brava, brava. Ma che c'è da ridere? Iena, dragulessa, ma che tieni dentro di te? Vuoi sapere perché rido? Perché io le lezioni non le so fare. Veniva un'infermiera a casa a farle queste. E poi... In quanto al povero Giacinto, fiori di professori ti potranno dire che era un fissato, teneva le manie di persecuzione, teneva assassini dappertutto. Che sei, boh, tu quanti biglietti hai trovato? 20? Io ne ho trovati a centinaia. Ce n'è persino uno che dice: Don Edoardo Palumbo non me la conta giusta. Uno di questi giorni mi fa secco per le scale. Ma tu che dici? Grazie. sì, che dico. Lo sa anche il commissario di zona. Portai tutti quei bigliettini lì. Compreso un diario che mi sembrava un romanzo giallo. L'avvocato, l'annullamento. Gennari, già che ti trovi a registrare, registra pure questa. No. Ah, ah, ah. Non ha tante stelle il cielo con quante facce la verità. Dici? Sì. No, io, Gagarin. Sì, sì. Vabbè, grazie. E allora che vogliamo fare? Te l'ho detto, scelgo l'avvocato. Ottimo, l'annullamento. Bravissima, grazie. Vabbè, tanto Graziella non basteranno 6 mesi che troverai un altro marito. Che Dio te lo mantenga a lungo, ma nell'eventualità, cara Graziella, qua mi trovi, devotamente. Vabbè, io male non ce ne voglio, quindi stati bene tu. Stati bene pure tu. Gennaro. Ci pensate voi a far alzare un muro qui? Sì, naturalmente sì. A spese mie. Come volete, okay? Come volete. Voi mi siete sempre piaciuti. Bello. Gubiello. Ma qua, vengo adesso da Porto Reale. All'ufficio anagrafe nessuna novità. Benissimo. Una novità ce l'ho io per te, caro Gubiello. Ah, sentiamo. Sei licenziato. E come sarebbe, don Edoardo? Sarebbe che i tuoi servizi non mi servono più. E per quale motivo? Eccessivo rendimento, va buono? Ma io dovevo sostituire a voi qua. E adesso non mi sostituisci più. Prendo in pieno tutte le mie funzioni. Però questa è una cattiveria, don Edoardo. E come si dice, Gubiello? L'industriale non può guardare in faccia a nessuno. Cioè, da quando ne abbiamo oggi? 9, Santa Faustina. Gubiello, prendi mezzo stipendio e vattene. Capite? Ma io devo prendere il posto vostro. Tutto quello che ha un principio ha una fine. E a ogni fine può nascere un principio. Vuoi dire? No, io. Chekhov. Vado a buttare. Chekhov. Sapete che vi dico? Questo Chekhov c'ha proprio ragione. Ah, sì? Ma questa me la pagate. Io con l'esperienza che ho acquisito, sì. Adesso apro un'altra agenzia a Napoli io stesso. Veramente? Tempo 3 mesi, vi subisco. Gubiello, tu sei un pivello, una vera nullità. Intanto io, in quanto a sedute spiritiche, vi mangio vivo. E questo è il guaio tuo, lo sai come finirà? Marito. Perché voi che cosa siete? Gubiello, mi sono salvato, in extremis, ma mi sono salvato. E allora vai pure, Gubiello, vai pure, fonda la tua agenzia, vai Gubiello, vai. Ti aspetto a braccia aperte. Gubiello, ricordati, meno di un mese continui e ritornerai a mangiare di nuovo acqua. Don Carlo Figurello, che piacere, siete sbucato così all'improvviso, la porta era aperta, logicamente. Ma prego, accomodare, è un piacere rivedervi. Ma come mai da queste parti? Le scale, scusate. Mettetevi là. Le scale.
Le scale, le scale. È la donna giovane, la moglie giovane. Allora, come va? Come va? Come ma va? Come deve andare? Come deve ma andare? Perché hai uno schifo? Lo so, lo so. Ma. Però tutto sommato, caro Don Carlo, voi questa vecchiaia la, come dire, la calunniate. Guardate che freschezza, che pelle liscia. Tabacco di Arrago. Hai ragione, questo è cuoio di Russia. Certo che bisogna dire che Donna Giulia ha veramente dei gusti raffinati. Donna Giulia? Donna Giulia, non si chiama così vostra moglie? Ma certo, sì. Ma per quando siano passati 3 mesi, ripeti. Ogni volta che sento nominare la povera Giulia. Povera? È venuta a mancare! No! Veramente! Una signora così bellissima! Il cuore! Il cuore! Ma vizio congenito! Veramente! E voi che stavate più di là che di qua! Non vi lasciate ingannare dalle apparenze! Gesù, Gesù, Gesù! La minaccia è sempre presente! Avete ragione, Don Carlo! Perciò sono a pregarvi! Ah, volete un conforto, Don Carlo? Ma che conforto! Siamo uomini! Vi volevo solo ricordare che quella mia proposta è sempre valida! Ma non vi capisco, proprio. Aspettate, mo vi spiego piano piano. Quando c'è stata la morte della povera Giulia? Che giornate! Che giornata, Don Edoardo mio! Qualcuno del vicinato si mosse. La famiglia di un mio vicino, Don Attilio Pantaleo, sì, Pantaleo, mi aiutò e mi sostenne in tutti i modi. Parole buone, Brodino Caldo, Zabbaioni, di su, certo. Se ne occupava particolarmente Nunziatina. Ma chi è Nunziatina? È la nipote del mio vicino, che fu per me come la tavola che le onde portano vicino al naufrago. E poi che vi devo dire? La vicinanza, l'attrazione reciproca. Ci innamorammo e ci sposammo. Complimenti! E quanto è successo? La settimana scorsa! Alla faccia, Don Carlo! Volete fare? Ma la vecchiaia? È uno schifo, è uno schifo! Abbiamo capito! Devo dire, che mi volete dire? Vista l'enorme differenza di età, quella mia proposta è sempre valida! Ah, ecco io perché vi affido Nunziatina fin da ora! Voi! Don Carlo! Don Carlo, siamo tra uomini, ma ditemi la verità, ma questo matrimonio è platonico o concreto? Concreto? Concretissimo! Don Carlo, voi non siete vecchio, voi non siete malato, Don Carlo, voi siete un mandrillo! Eppure vi dico, sperate! Ma che devo sperare, che devo sperare? Io non avendo da voi, non lo riceverò mai! Incredibile, incredibile. Mamma mia. Ma che vita faccio? Quello si è sposato per la seconda volta, è felice, è concreto. Io non ce la faccio proprio più. Non ce la faccio, poi l'età avanza, non c'è sta niente da fare. Quando sei giovane tu salti da una parte all'altra, sei più un grillo, non ti ferma nessuno. Invece io, chissà quale di questi giorni vado a finire insieme a questi signori. Mamma mia, mi sento proprio stanco, proprio non ce la faccio proprio più, io mi sto proprio sentendo male. Gennaro, mi sto sentendo male. Gennaro, corri! Che succede? Gennaro! Mamma mia. Che succede? Gennaro, ma si capisce? Troppe emozioni! Gennaro. Ma questo non lo fanno stare tranquilli! Don Gennaro, a voi non vi deve succedere niente! A voi non vi può succedere niente! Voi ricordate, tenete sempre a me! E un pochino pure a Donna Concetta, che vi saremo sempre vicini! Non vi faremo mancare mai il nostro affetto! A voi poi non vi può succedere niente! Niente, perché io poi che faccio? Voi siete il faro, la luce che ci illumina. Non è qua? Fate una cosa, fate una bella riposata, e quando è domani mattina riprendiamo di nuovo tutti gli appuntamenti con la vita Pagliarulo,
Capito, ma Sorrentino! E se lo vorrete, se mi ritenete degno, vi potrei dare pure io una mano, vostro umile servitore, devotamente. C'è chi li vede nei confinati e degli emarginati, ai limiti di una oropazia, e c'è anche chi ne è affascinato dal modo originale ricercato, e invidia un po' anche la categoria che può permettersi le stravaganze. Ama questi artisti, ma questi artisti che non hanno un soldo in tasca per mangiare, poveri artisti, che non hanno dei sogni da ballare. Seguire l'arte vuol dire un po' votarsi ad una musa, e se la testa poi si fa confusa, ricorda che sei artista. Le idee le metti tutte in un vagone, e con fatica scrivi una canzone. Ma cosa hai fatto mai per la città? Ama questi artisti, ma questi artisti che non hanno un soldo in tasca per mangiare, poveri artisti, poveri cristi, che regalano dei sogni da ballare. Ma che ci vuole a fare un quadro oppure una canzone? E visto che ora sono disoccupato, grazie. Grazie a tutti quanti di questa bella sorpresa, per essere una bella pomeridiana, bella pomeriggio, meno male che pioveva, perché se era caldo eravate tutti a mare, quindi a noi ci fa piacere. Per cortesia, ora, senza dilungarci troppo perché sono già passate quasi 3 ore, volevo per piacere insieme a tutti quanti voi un applauso per il nostro scenografo Girolamo Puglisi. Per il tecnico audio luci Simone Di Monaco. E poi volevo ringraziare per la gentile concessione che ci ha dato Luca Pirozzi, il quale è autore di questi stacchetti musicali degli intervalli e della canzone finale di Musica da Ripostiglio, e Luca Pirozzi. Grazie a tutti. C'è chi li vede dei confinati o degli emarginati, ai limiti di una loro pazzia, e c'è anche chi ne è affascinato dal modo originale ricercato, e invidia un po' anche la categoria che può permettersi le stravaganze. Ama questi artisti, ma questi artisti che non hanno un soldo in tasca per mangiar, poveri artisti che regalano
dei sogni da ballare. Seguire l'arte vuol dire un po' votarsi ad una musa, e se la testa poi si fa confusa, ricorda che sei artista. Le idee le metti tutte in un vagone e con fatica scrivi una canzone. Ma cosa hai fatto mai per la città?